giornata di lavori, di questo evento che vede Livorno al centro di una serie di riflessioni legate non solo al Mediterraneo, direi al mare in senso molto più ampio. Il merito di questo va riconosciuto assolutamente al sottosegretario Velo. Dobbiamo dirle grazie, perché noi tutti che viviamo di mare finalmente riusciamo a ritrovarci in un momento istituzionale di confronto così importante, in un Livorno che perché no, potrebbe anche candidarsi ad essere la sede del quarantennale della Convenzione di Barcellona del 2016. Potrebbe iniziare da qui un percorso proprio in questa direzione. Sono stati molti gli argomenti dibattuti nella giornata di ieri, molte le sessioni molto interessanti verranno poi in qualche modo riassunti dai chairman alla fine di questa sessione, di questa mattina, alla fine dei lavori che si concluderanno entro e non oltre le 13 di oggi, e poi verrà adottata la carta di Livorno, che scaturisce proprio dal lavoro svolto da tutti noi, da tutti voi in queste ore. Apriamo quindi questa seconda giornata con un saluto, ovviamente, il saluto ancora di benvenuto del sottosegretario Velo. No, solo un buongiorno, perché ieri ho fatto una lunga relazione, quindi non vi voglio annoiare. Un saluto per dirvi che ieri è stata una bellissima giornata, sia nella parte di relazioni generali nella mattina, sia le due sessioni parallele che hanno avuto un grande successo di partecipazione e discussione nel pomeriggio. Stiamo lavorando al documento conclusivo che presenteremo a fine mattinata. Quello che già posso dire è che c'è un mondo del mare che chiede alla politica attenzione, azione, coordinamento e un po' più di efficienza, la dico così. E c'è un mondo di soggetti che fino a un po' di tempo fa erano forse in contrapposizione fra tutela e sviluppo, e che oggi stanno capendo, stanno esplicitando che in realtà dal mare può passare la crescita economica del paese, ma questo è possibile solo a partire dalla tutela della risorsa principale. Io mi auguro che questa seconda giornata serva a chiudere su un profilo più internazionale e da un altro punto di vista, quella della pianificazione, un ragionamento che poi consegneremo a tutti gli attori istituzionali e non dalla voce del mare. Grazie. Grazie sottosegretario. Qui con me al tavolo di presidenza, perdonatemi, ovviamente io parto dalle donne e è chiaro che devo dare a loro la priorità assoluta da donna. Fra l'altro qui accanto abbiamo questa fortezza Medice, una delle torri è stata voluta da Matilde di Canossa, insomma, quindi parliamo di un medioevo in cui la figura del femminile non era proprio così riconosciuta, e qui ci sono donne che in qualche modo stanno un po' riscrivendo alcuni passaggi almeno della nostra storia legata al mare. Ringrazio quindi per la presenza qui con noi questa mattina il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Grazie davvero di essere qui, Presidente, perché la sua è una regione che teoricamente farebbe scaturire riflessioni molto legate alla terra, all'entroterra, insomma un territorio che poco ha a che fare con il mare, e invece no, l'investimento è stato fatto, un investimento importante anche perché diventa in qualche modo strategica per tutta una serie di esperienze anche di tutela, di accordi che ci riportano nello scenario ionico-adriatico. La sua è una regione davvero da questo punto di vista anche per la sua posizione geografica, quindi di confine molto importante e molto sensibile. Abbiamo poi qui al tavolo di presidenza il comandante dell'Accademia Navale di Livorno, l'ammiraglio Maurizio Ertreo. Buongiorno ammiraglio. E il direttore dell'area politiche settoriali del Formez, Arturo Siliscalchi. Grazie direttore. Comincerei con l'ammiraglio Ertreo, proprio come dire, chiedendogli intanto una prima emozione, se ce la vuole trasferire. Lei ritorna qui a Livorno, era uscito dall'Accademia in quale anno? Insomma, è ritornato da ammiraglio nel luogo in cui si è formato, poi questo è
in qualche modo la funzione che svolge l'Accademia Navale di Livorno, ma soprattutto la domanda poi sarà, al di là di quella che è una sua testimonianza personale, che immagino la veda molto emozionato in questo ritorno in questa città, qual è il ruolo che la Marina Militare svolge, può svolgere per la Marine Strategy? Sì, prima di tutto vi ringrazio dell'accoglienza. Io manco da questa bellissima città dal 1982 ed è una fortissima quando lo lasciai al termine della quarta classe. Allora il corso dei ruoli normali era modulato su 4 anni e da Guardia Marina lasciai Livorno per andare a fare il corso di pilotaggio negli Stati Uniti. E è una grande emozione tornare, anche perché insomma, noi abbiamo gli anni dell'Accademia sono anni veramente intensi, sono anni che rimangono indelebilmente scolpiti nella memoria di tutti gli ufficiali di Marina, e per quanto si possa da allievi si possa, almeno allora si poteva conoscere poco Livorno, perché gli arresti fioccavano come pioggia, anche per la minima, e quindi molto spesso si doveva stare dentro a studiare. Ammiraglio, vediamo il Vespucci là dietro, che in questo momento ecco, i lavori li completerà nel 2016, ma altre unità che in qualche modo coprono soprattutto gli ambiti dell'alto mare, della Marina Militare, sono entrate a pieno anche in quello che è la Marine Strategy, con un contributo importante che la Marina Militare sta dando anche a questa direttiva. La sento malissimo. Stavo dicendo del contributo della Marina Militare alla Marine Strategy. Sì, va bene, sì, scusate, stavo divagando. No, la Marina penso sia un elemento fondamentale di questa Marine Strategy. Noi siamo i custodi istituzionali del mare, lo siamo sempre stati, abbiamo delle tradizioni fortissime in questo settore, ci stiamo muovendo ormai da tempo nei confronti del mare per tutelarlo, perché fa parte del nostro DNA la tutela del mare. Il mare è un elemento fondamentale su cui una nazione marittima come la nostra, che lo dico sempre nelle occasioni in cui posso parlare pubblicamente, ha 8.000 km di coste, di frontiere marittime, a fronte di 2.000 km di frontiere terrestri, deve fondare sull'acqua la propria essenza marittima, e a maggior ragione sappiamo che quando si parla di mare, come si parla di tante altre questioni, pochi altri ci possono insegnare. La Marina si sta muovendo in molte direzioni in questa Marine Strategy, sia con la difesa del mare nel senso più militare possibile, con la tutela del mare contro gli sversamenti, contro l'inquinamento, contro l'uso illecito del mare, e anche con nuove tecnologie che servono a rendere il mare, tutelarlo anche dall'aspetto ambientalistico, e poi parlerò nel mio intervento del biodiesel, del diesel verde, dei nuovi combustibili navali che la Marina sta sperimentando, appunto per rendere più environmental friendly, come dicono gli anglosassoni, l'uso della nave sul mare. Grazie ammiraglio. Sì, beh, glielo dobbiamo fare un applauso, anche perché il supporto che la nostra Marina Militare Italiana garantisce in termini di sicurezza al nostro paese è un supporto importante e prezioso, e lo fa anche con delle attività duali che insomma da qualche anno implementano ulteriormente quella che è il contributo anche alla società civile. Quindi grazie davvero di quello che fate. Torniamo alla nostra direttiva, torniamo a quello che è un approccio integrato a questa direttiva che si propone di diventare un po'... Sì? No? Sì. Il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione Europea. In questi giorni col sottosegretario Velo e con tutti gli altri interventi si è parlato molto di crescita, di occupazione e di sviluppo. Come si può, e lo chiedo al Formez naturalmente, mettere a sistema le opportunità di occupazione e di crescita offerte dalla Marine Strategy? Grazie a tutti, grazie soprattutto al sottosegretario Vera per questa opportunità e anche per questa bellissima
situazione. Dico bellissima situazione perché al di là della location permette di fatto a tutta una serie di soggetti istituzionali di porre all'attenzione, quindi come in questo caso del mare, il nostro driver di riferimento, cercando di rispondere alla domanda. Noi come Formez, che di fatto è una sorta di agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha proprio il compito di veicolare e mettere a sistema tutte le amministrazioni pubbliche, e perché no, invito anche il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia anche ad associarsi a noi, visto che è una delle principali amministrazioni che poi di fatto fa della innovazione, probabilmente la caratterizzazione più significativa e più importante, è quella appunto di mettere a sistema tutte le amministrazioni pubbliche per metterle nelle condizioni di poter utilizzare, laddove ci sono delle opportunità, delle risorse. Quali sono queste risorse? Siamo sempre ovviamente in una ottica di carenza assoluta. Al di là delle recenti spending review, immaginiamo per esempio quanto è stato definita anche ultimamente sulla base dell'ultima legge di stabilità. Quello che vi posso dire, ma proprio perché è il nostro compito quotidiano, che ci sono molteplici opportunità. Prendiamo per esempio anche tutto il nuovo ciclo di programmazione, dove è vero che non ci sono degli indirizzi specifici proprio sul mare piuttosto che sull'ambiente in generale, però se uno è in grado di leggere tra le righe sia il PON nazionale piuttosto che i POR regionali offrono delle opportunità, perché l'ambiente piuttosto che il mare rappresentano di fatto un driver, un volano per la crescita e quindi anche poi per sviluppi di natura occupazionale assolutamente strategici e importanti. Compito del Formez e quindi di questa agenzia che qui sto rappresentando è proprio quella di dare l'opportunità a tutte le amministrazioni associate o meno di in qualche modo di aiutarle. A noi piace comunque stare sempre sotto traccia, non vogliamo essere gli attori protagonisti, noi vogliamo essere semmai un elemento che può aiutare alle amministrazioni nel dialogare. Immaginiamo per esempio tutta una serie di attività di partenariato che svolgiamo e che possono ovviamente permettere di utilizzare ulteriori risorse rispetto a quelle che erano già state preventivate dalle amministrazioni. Qui chiudo dicendo che cerchiamo, al di là però delle parole, al di là molte volte anche delle chiacchiere, di avere un forte interesse, e quindi mi auguro che anche la stesura stessa della carta di Livorno possa rappresentare per tutti noi che amiamo di fatto il mare, ma sostanzialmente amiamo profondamente questo paese, che nulla deve rimanere di intentato, quindi cerchiamo di insieme di valorizzare e ottenere il massimo e quindi tutte le opportunità che gravano da questo sistema. Grazie. Grazie. Io chiedo all'ammiraglio e al direttore del Formez di lasciare il tavolo perché dobbiamo procedere con la terza sessione, l'organizzazione della terza sessione dei lavori che attiene agli strumenti di pianificazione per lo sviluppo sostenibile del mare. Il chairman è Paola Imperiale, ministro plenipotenziario e coordinatore dei temi del mare per il Ministero degli Affari Esteri. Scusate. E ci ritroveremo poi con l'ammiraglio Ertreo al termine dei lavori per una presentazione invece che era stata programmata e pianificata. Proseguiamo quindi, intanto raggiunge il tavolo il chairman con anche la convocazione, quel tavolo di presidenza, di Oliviero Montanaro, dirigente della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, di Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli e consigliere nazionale WWF Italia, scusate lo dico perché me lo faccio per un secondo il presidente della mia associazione,
e poi però ci torneremo naturalmente anche sui temi ambientali alla fine di questa giornata di lavori. E il Presidente Serracchiani è già qui con noi. Ci sono una serie di esempi di buone pratiche, tra i tanti, prima di cedere la parola al chairman di questa sezione, ce n'è uno che io volevo in qualche modo riportare all'attenzione di tutti voi, proprio perché siamo su questo santuario dei cetacei, che sarà ancora un laboratorio importante, verrà in qualche modo richiamato anche nella carta di Livorno, ma non voglio anticipare più di tanto, esattamente come un laboratorio straordinario è il mare Adriatico, e di questo ci parlerà il Presidente Serracchiani. Quando le attività di ricerca, per esempio, si intrecciano con i programmi gestionali di controllo dell'ambiente, coinvolgendo gruppi di lavoro, come quello che è accaduto proprio in questo santuario dei cetacei con l'Università di Siena, che con la Regione Toscana e l'ARPAT si è mossa nell'ambito della strategia marina per la questione delle contaminazioni e delle microplastiche soprattutto. Di fatto noi sappiamo veramente molto poco, soprattutto su quello che è l'impatto di queste microplastiche, dei contaminanti che si fissano sulle microplastiche, sugli organismi marini. Sappiamo che il valore stimato in Mediterraneo è di 100.000 frammenti per chilometro quadrato. È stato avviato così uno studio anche con il Ministero dell'Ambiente, e tra i primi dati raccolti, che sono ancora in fase di pubblicazione da parte della professoressa Fossi e del suo gruppo di lavoro, c'è un dato che secondo me deve veramente farci riflettere in questi momenti. Le zone, le aree di foraggiamento della balenottera comune coincidono proprio con le aree di massima concentrazione delle microplastiche, e sto parlando del santuario dei cetacei di Pelagos. Io ve lo lascio veramente come messaggio iniziale per questa sessione, che vi porterà a fare riflessioni assolutamente importanti. Non dimentichiamo mai però, e questa è veramente una sollecitazione che mi sento di fare da comunicatore oltre che da Presidente del WWF Italia, che c'è bisogno di preservarlo questo nostro ambiente, di garantire lo sviluppo necessario, fondamentale, ma partendo dalla tutela. Se ci dimentichiamo questo, se dimentichiamo la sostenibilità, abbiamo già perso in partenza. Ci vediamo alla fine dei lavori della sessione. Grazie. No, la presento io e la ringrazio, la dottoressa Paola Imperiale, ministro plenipotenziario per il mare, che ha lavorato con noi a questo progetto fin dall'inizio, dal mese di maggio, quando ci siamo conosciute, proprio per questo impegno. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio l'onorevole Velo. Silvia, hai dimostrato un coraggio eccezionale, ci è voluto coraggio a fare quello che non era stato mai fatto probabilmente in 20 anni, cioè a mettere insieme tutte le amministrazioni centrali che si occupano di mare, e al tuo coraggio credo che tutti noi, e alla tua pazienza credo che tutti noi dobbiamo un tributo. Grazie Silvia. Rispetto a voi io ho un grande vantaggio, nel senso che so di non sapere, sono l'ultima arrivata, mi occupo di mare dal 23 giugno, per cui non potrò che essere brevissima. Dal mio punto di vista, almeno da quello che ho potuto capire in questi pochissimi mesi di cui mi sono occupata della questione, posso rispondere a un quesito della politica. C'è spazio per una maggiore efficienza, per una modernizzazione del reparto mare? La mia risposta, anche dal punto di vista di una rappresentazione più efficace dell'interesse nazionale all'estero, è sì. Il nostro dovere, quello dell'amministrazione, è di presentare con la massima correttezza istituzionale la realtà alla politica. Sarà poi la politica a decidere. Ma c'è spazio per una maggiore efficienza. Di questo io ne sono convinta. Poi, siccome la politica internazionale, come quella interna, è necessariamente figlia del suo tempo, e allora qualcuno dei nostri scienziati ricordava il problema dell'enorme quantità di notizie a cui ciascuno di noi è sottoposto. Quindi, per ciò che riguarda il Mediterraneo e la situazione del Mediterraneo, rinvio a quanto tutti noi sappiamo attualmente della situazione e delle difficoltà, ma delle opportunità che il quadro attuale comporta. Una notazione, siccome il Ministero degli Esteri è
provider di sicurezza, visto come sapete che io stessa vengo da una, dalla direzione generale che si chiama degli affari politici e di sicurezza. In questa situazione il mare, ma specialmente il mare Adriatico, inteso però in senso lato dell'arco di stabilità delle crisi che va dal Marocco fino, come sapete, al Golfo Persico, sta diventando purtroppo la culla di traffici illeciti di ogni genere e di ogni tipo. E questo rinvio alla sicurezza è necessario per il momento in cui si parla di mettere a sistema, quindi di far avanzare insieme ambiente ed economia. Sapete bene che quanto gli investitori tengano all'aspetto sicurezza. C'è poi, secondo me, un aspetto, se volete, di comunicazione. L'altro giorno ho guardato una splendida mappa dell'Irlanda e ho chiesto subito all'Istituto Geografico della Marina di copiarla. L'Irlanda produce la sua mappa non più con i confini terrestri, ma con l'indicazione della zona continentale. Credo che quello visivamente può far riflettere tutti noi sulle opportunità e sulle sfide che dal mare vengono. Non mi dilungherò, vorrei soltanto citare due aspetti fondamentali. Uno è l'iniziativa che nascerà, che vedrà la nascita il 18 novembre, ed è l'iniziativa Ionico-Adriatica. L'iniziativa Ionico-Adriatica è un esempio, dal punto di vista politico. Tutti noi ricordiamo quello che è successo nei Balcani negli anni 90 e tutti noi sulla la nostra capacità di superare queste crisi, l'apertura dell'iniziativa Adriatico-Ionica ci inviterà a riflettere. Ed è un esempio perché ha saputo mettere insieme sviluppo e protezione dell'ambiente per l'Adriatico, ma ha saputo soprattutto mettere insieme i differenti attori, sono coinvolti tutti gli attori con il proprio, col proprio ruolo, l'industria, la società civile, gli enti locali, l'Unione Europea e perché no anche la parte statuale. Credo che questo esempio di cooperazione trasfrontaliera possa veramente farci, come posso dire, riflettere sulle potenzialità di iniziative analoghe per altre aree del Mediterraneo. Mi pare che l'iniziativa Ionico-Adriatica, quindi grazie onorevole Serracchiani, rappresenti veramente un'apertura sul futuro. C'è spazio ovviamente in questo momento per la cooperazione transfrontaliera, facevo un esempio prima della cooperazione tra Italia e Francia. Ecco, questi tipi di cooperazione credo che vadano sviluppati, rafforzati, in quanto creano quella fiducia indispensabile, quella conoscenza reciproca, e su di loro poi si basa qualsiasi architettura più grande. Ora do la parola alle persone che fanno parte di questo panel e che di mare e di ambiente ne sanno molto più di me. Quindi posso dare la parola al mio amico Oliviero? Sì, buongiorno. Grazie. Innanzitutto una brevissima presentazione. Io sono il, diciamo, responsabile dell'unità della Direzione Protezione della Natura che sostiene l'attuazione della strategia marina. Quindi innanzitutto sono quello che viene comunemente definito un burocrate, non sono né uno scienziato né un grande pensatore, ma mi piace più di pensare a me stesso come un meccanico. Se la strategia marina deve essere una potente macchina che corre in autostrada, noi siamo l'officina del meccanico che con la tuta sporca di olio stringe i bulloni, gonfia le gomme e fa sì che questa macchina, o almeno ci prova, possa correre al meglio. Vorrei cominciare
se mi permette il sottosegretario Velo, citandola. Una delle primissime volte che mi ha chiamato per parlare di questo evento, mi disse una cosa che mi ha colpito veramente, e cioè di come fosse rimasta sorpresa che un aspetto così complesso della vita e dell'ambiente come il mare mancasse di una vera e propria governance, e questo era un aspetto che la lasciava veramente sconcertata. E devo dire che ha centrato esattamente il punto, perché quando parliamo di blue economy, di sviluppo sostenibile, io credo che questo sia impossibile se manca una governance. La governance e l'economia blu sono due elementi che sono inscindibili. Quindi la domanda che ci poniamo è questa: esiste già un sistema complessivo che, se non perfetto, comunque possa essere il riferimento per questa governance e per la strategia marina da una parte e la crescita blu dall'altra? Direi di sì, e questa è la politica marittima integrata dell'Unione Europea, che ovviamente è una politica settoriale ambiziosa, non perfetta, ma comunque un importante riferimento. È importante perché? Perché con un paragone che mi è stato presentato e mi è piaciuto molto, è stata paragonata a un tavolo di lavoro su cui costruire poi la blue economy. E come sappiamo, il tavolo, per essere stabile, per essere affidabile, deve avere delle gambe robuste che lo mantengono in equilibrio. La politica marittima integrata, infatti, ha ben 4 gambe, di cui, come sappiamo, la strategia marina costituisce la gamba, o come dicono loro, il pilastro ambientale. Quali sono le altre 3 gambe che mantengono in equilibrio il tavolo? Le abbiamo viste nel corso di questo convegno, perché sono la conoscenza del mare, di cui abbiamo parlato diffusamente, la sorveglianza marittima, che pure è stata affrontata nel giorno precedente, il quarto pilastro, la quarta gamba, è la governance rappresentata dalla pianificazione spaziale marittima. Questi 4 elementi, quindi, devono essere trattati tutti. La sessione di oggi serve appunto a parlare di questo pilastro che è costituito dalla pianificazione spaziale marittima. Questo perché? Perché per essere effettivamente realizzata sia la politica marittima integrata sia la blue economy, si deve basare sul equilibrio, come ha citato nel suo discorso introduttivo il sottosegretario Velo, tra ambiente e sviluppo. E questo equilibrio si basa tecnicamente sull'applicazione di un principio che è definito il principio ecosistemico. Quindi il principio ecosistemico è un po' il fil rouge che lega tutte le gambe della politica marittima integrata e garantisce che il suo risultato complessivo sia un equilibrio tra la componente sviluppo e la componente protezione del mare. È anche intersettoriale la politica marittima integrata, perché ovviamente affronta tutti i settori che sono importanti per i loro impatti sul mare, impatti in senso anche positivo, cioè interazione uomo-mare, e soprattutto perché, così come anche la strategia marina, affronta il sistema mare in un'ottica di bacino, cioè non in un'ottica nazionale, ma chiarisce sin dai suoi primissimi articoli, sin dai suoi primissimi preamboli, che la strategia marina e la politica marittima ambientale o sono pensate e attuate a livello di bacino oppure non sono. Avere la presunzione di poter realizzare una pianificazione e una governance a livello nazionale è già votarsi al fallimento, e questo è un altro degli aspetti che ci sembra sia emerso chiaramente dalla discussione di questa giornata. Quindi la politica marittima integrata e la pianificazione spaziale marittima. Noi sappiamo che recentemente è stata approvata dall'Unione Europea una direttiva sulla pianificazione spaziale marittima, che adesso deve essere recepita, è la numero 89 del 2014. Di questa pianificazione spaziale marittima mi piace ricordare 2 elementi fondamentali, non mi voglio dilungare sul suo contenuto perché ovviamente non è questa la sede per poterla fare. Il primo elemento è appunto di nuovo il richiamo all'approccio ecosistemico, quindi questa parola che costituisce la chiave attuativa tra ambiente e sviluppo continua a essere giustamente presente in tutti gli strumenti di governance che ruotano intorno alla politica marittima integrata e alla governance del mare. L'altro elemento è quello dell'interfaccia terra-mare, e questo è un altro elemento di fondamentale importanza, perché per prima la strategia marina riconosce
che tutto ciò che avviene sul mare, o comunque la maggior parte di ciò che avviene sul mare, ha origine da ciò che succede sulla terra, a cominciare dall'inquinamento, ma anche a tutte le attività antropiche. Il traffico marittimo ovviamente si sposta tra due punti terrestri, il turismo, tutto ciò che riguarda il mare. E quindi una pianificazione spaziale marittima, ancorché di nome riguarda il mare, non può essere fatta se non considera in modo integrato e importante l'interfaccia terra-mare. Questo è un qualcosa che io penso ci dovremmo ricordare quando concretamente realizziamo il recepimento di questa direttiva. Però vorrei ricordare a questo punto un altro elemento. Esiste già, a parte questo impulso, questo richiamo che è previsto nella direttiva sulla pianificazione spaziale marittima, un contesto internazionale che già in qualche modo fa riferimento all'interfaccia terra-mare e in particolare alla gestione integrata della fascia costiera? Esiste, ed è un protocollo della Convenzione di Barcellona, che quindi riguarda tutti i paesi mediterranei, che appunto, firmato a gennaio del 2008, ed entrato in vigore a marzo del 2011, affronta il tema della gestione integrata della fascia costiera esattamente con le stesse linee di filosofia e di concretezza della politica marittima integrata. Il discorso del bacino, il discorso dell'intersettorialità, il discorso dell'equilibrio tra ambiente e sviluppo, il discorso della partecipazione integrale di tutti gli attori che sono coinvolti in questo processo di interfaccia terra-mare, a cominciare dalle comunità locali costiere, che sono un elemento ovviamente imprescindibile. Questo protocollo, tra l'altro, è anche stato approvato dall'Unione Europea e quindi costituisce formalmente una parte integrante e sistemica di quelle che sono le politiche terra-mare dell'Unione Europea. Direi quindi che è una questione su cui è importante soffermarci e avere chiaro nel momento in cui noi sviluppiamo tutti i nostri strumenti attuativi per la governanza del mare. Vorrei soltanto citarvi uno dei preamboli di questo protocollo per farvi percepire quanto questo protocollo sia già maturo nella sua filosofia rispetto a quello che è il tema di questo convegno. E dice: le zone costiere del Mediterraneo costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e che devono essere preservate e utilizzate con oculatezza e beneficio delle generazioni presenti e future. Direi che questo già è una carta di presentazione, un biglietto da visita che ben chiarisce qual è la filosofia di fondo di questo protocollo. Non voglio adesso continuare a dare degli esempi di questo tema, però vi posso dire che anche se questo protocollo è in vigore, ma non è stato ancora ratificato dal nostro Paese, ci sono numerosissimi esempi a livello nazionale e internazionale di buone pratiche di governance integrata terra-mare che costituiscono una ottima base di riferimento e di lezioni apprese su cui costruire la nostra futura governance. Ne vorrei citare in particolare tre, visto che la quarta giustamente è stata già richiamata nella sua importanza dal Ministro Imperiale, cioè la macro-regione Adriatico-Ionica e la sua strategia. Questi sono ovviamente il santuario Pelagos, a cui molto spesso si attribuisce una scarsa incisività. Può essere vero, ma io penso che si dipinga la situazione peggiore di quella che è. Mi piace ricordare in particolare che l'Italia, ma anche la Francia, nell'ambito di questo santuario hanno promosso una carta di partenariato a cui in Italia hanno aderito più del 50% dei comuni costieri che sono ricompresi nell'area del santuario e che individua tutta una serie di criteri e di azioni proattive per la tutela dei mammiferi marini che questi comuni si sono impegnati a realizzare per dare un segno concreto e operativo del loro impegno rispetto alla protezione dei mammiferi marini. Un altro esempio importante di collaborazione regionale è l'accordo Ramoge per la protezione del mare e delle coste tra Francia, Monaco e Italia, che costituisce anche in questo caso una concreta applicazione dell'impegno di questi tre paesi per la governance del mare. In particolare abbiamo tutti gli anni l'esercitazione contro l'inquinamento congiunto fra questi tre paesi, alla quale ultima occasione il sottosegretario Velo ha potuto partecipare e che è quindi un elemento concreto di protezione del mare. Non si tratta di teoria o di politica astratta, si tratta di attività concrete.
Un ultimo esempio è quello del cosiddetto CAMP. Il CAMP è un progetto tipo della Convenzione di Barcellona che serve appunto a dare concretezza alla gestione integrata della fascia costiera. Esiste un CAMP Italia che riguarda ben 3 regioni, che qui ringrazio per il loro collaborazione, la Regione Sardegna, la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna, ed è appunto un laboratorio di sperimentazione pratica di questa attività di governance che è importante poter ulteriormente maturare ed applicare, anche perché è comune a tutti gli altri paesi, quindi è una base di conoscenza condivisa fra i vari paesi del Mediterraneo per quanto riguarda le esperienze di governance integrata terra-mare. Due ultimi riferimenti, perché non vorrei dilungarmi troppo. La strategia marina può fare cose immediate e concrete per quanto riguarda una governance integrata sia del mare che delle coste. Ne cito due che per me sono particolarmente importanti, e sono la partecipazione pubblica, cioè i processi di partecipazione pubblica che devono garantire un coinvolgimento tempestivo e completo di tutti gli attori che sono coinvolti nell'attuazione della strategia marina, e i programmi di monitoraggio che non soltanto servono per aumentare la nostra conoscenza sul mare e sulle coste e quindi renderci più in grado di poter elaborare e attuare delle politiche convincenti ed efficaci per affrontare questa sfida, ma sono anche un momento di unione e condivisione, perché avere una comunanza di dati, di conoscenze e quindi di basi politiche per decidere è fondamentale per avere delle politiche comuni. Se ciascun paese parte da conoscenze e da dati diversi, sarà ben difficile riuscire ad ottenere delle strategie di bacino. Un'ultima citazione e concludo. Matvejevic nel suo breviario mediterraneo ha detto che il mare non ha confini, e che è inutile che l'uomo cerchi di imporgli, perché il mare afferma sempre la sua unicità. Io penso che stia a noi non dimenticare questa lezione per il nostro benessere. Grazie. Visto che Oliviero citava implicitamente il principio della libertà dei mari, vorrei, in quanto legato al principio della libertà dei mari è il conseguente principio della giurisdizione unica dello Stato di bandiera in acque internazionali, esprimere, credo, il pensiero di tutti, rivolgendo un pensiero affettuoso in questo momento ai due Marò, della cui questione, ecco, credo di interpretare. Mi pregano, prima di passare la parola al professor Danovaro, di fare un annuncio di carattere amministrativo. Mi avvertono di dirvi che il convegno è ripreso in diretta streaming, ma se qualcuno è contrario alla sua diretta lo segnali alla regia con una certa urgenza. Quindi ora passo la parola al professor Danovaro e ringrazio con lui tutto quello che fa la scienza per noi. Il XX secolo ha sancito il sorpasso definitivo delle scienze esatte rispetto alle scienze umane, e tutti noi sappiamo che le scienze esatte sono le uniche in grado non solo di predire ma anche di modificare il futuro. Io vorrei però ringraziare il ruolo della scienza anche in politica estera. Esiste un linguaggio universale della scienza, mi correggano i professori se sbaglio, ma la famosa equazione dell'energia che diventa massa è uguale e ha lo stesso significato in tutte le lingue del mondo. E quindi a questa science diplomacy veramente grazie. Prego, professor Danovaro. Grazie. Intanto grazie veramente dell'invito, dell'opportunità di parlare di mare. Cercherò di farlo presentandovi qualche immagine e quindi descrivendo un pochettino delle cose dal punto di vista di chi lavora come me nel mare. Intanto per dire che, come potete vedere, gli ambienti profondi devono essere tenuti debitamente in considerazione, così come gli habitat. E a fronte di questo, queste sono proprio le tabelle della direttiva europea sulla marine strategy, non so se si può abbassare leggermente perché non si vede la parte più alta, era stato messo in alto perché sennò andava la luce negli occhi dell'ammiraglio, mi sembrava. E quindi per dire che questa parte la dobbiamo fare. Allora, perché
il mare profondo è il grande assente, perché in realtà abbiamo delle difficoltà tecnologiche, è un po' una sfida quella di andare nel mare aperto, perché vuol dire anche problemi di geografia, di competizione negli ambienti, diciamo al di fuori della legislazione, che ci danno dei problemi oltre al fatto che conosciamo meno quelle strutture, quindi siamo più legati a terra, come diceva nell'intervento precedente Montanaro. Tuttavia, adesso vi dico due parole banali, non solo il mondo è blu, ma è blu scuro. Diciamo che il 65% del pianeta sono ambienti profondi, il 70% mari, ma il 65% è profondo. Il 95% della biosfera è profondo. La profondità media degli oceani è circa 4 chilometri, il che vuol dire che se noi ci fermiamo alla piattaforma continentale è come se guardassimo a un iceberg solo grattandone, diciamo, la sommità. E questo riguarda anche il nostro mar Mediterraneo, la profondità media del Mediterraneo è circa 1500 metri. Quindi la necessità di attraversarlo tutto, scendere sotto, perché in realtà esiste un legame intimo molto forte tra quello che vediamo in superficie e quello che è in profondità. La produzione di servizi ecosistemici che sta alla base della marine strategy, cioè il fatto che noi, il mare ci dà una molecola ogni due che respiriamo, no? Non è solo ossigeno prodotto dalle piante terrestri, la metà lo producono gli oceani. Il fatto che questo grandissimo motore funzioni dipende dall'interazione e funzionamento tra fondo e superficie. Ed ha un ruolo chiave se adesso i cambiamenti climatici sono meno di quanto non potevano essere, perché la metà della CO2 prodotta dall'epoca post-industriale a oggi l'hanno assorbita gli oceani, che infatti stanno diventando più acidi. Tutto questo ha dei limiti, delle carry capacity di sostenibilità, ma teniamo conto che ancora gli oceani sono la più grande fonte di proteine del pianeta, quindi in realtà stiamo parlando di aria, stiamo parlando di acqua, perché il ciclo dell'acqua dipende dagli oceani, stiamo parlando di cibo. Tutto questo in un legame intimo con l'ambiente costiero. Noi che siamo del campo sappiamo quanto siano importanti le correnti di risalita, si parlava dei grandi cetacei, questi vivono in prossimità dei canyon, quindi i famosi risalite di acque profonde, la fertilizzazione delle acque costiere. Il motore delle acque costiere dipende dal fatto che sia vivo questo legame tra superficie e fondo. Quanto però conosciamo degli ambienti profondi? Questa è un'immagine presa in profondità di un corallo che sembra sbiancato. In realtà non lo è, semplicemente profondo. Ebbene, sappiamo pochissimo, perché noi abbiamo mappato il 5-10%. Il ministro plenipotenziario, che ringrazio per aver fatto un intervento molto mirato, diceva dell'Irlanda. Allora, l'Irlanda è stato uno dei primi paesi che ha fatto in assoluto la mappatura degli ambienti profondi. Arma a doppio taglio, perché da un lato diamo la possibilità ai pescatori di fare incetta delle risorse, ma dall'altro, se non conosciamo, se non accendiamo la luce sul profondo, non possiamo gestirlo. Quando però andiamo a vedere quanto noi conosciamo, ecco, quello che conosciamo degli ambienti profondi è solo quella righetta nera lì. Noi conosciamo meno dello 0,001% degli ambienti profondi, e quindi è come dire che sappiamo di più di quello che c'è sulla Luna che di quello che c'è negli abissi. Qualche campo di calcio è stato studiato in profondità. Quindi cosa abbiamo fatto? Dopo Cousteau siamo andati in mare, nell'ambiente costiero, alcuni coraggiosi si immergono sino a 80-100 metri, dopodiché si rischia la vita. Quindi cosa serve? Servono le tecnologie, ecco perché, come per lo spazio, gli ambienti profondi sono una grandissima potenzialità di sviluppo tecnologico, che mette insieme la nostra capacità industriale e che è un terreno di competizione del futuro, anzi del presente, vorrei dire, perché quando noi collaboriamo con il JAMSTEC, con i giapponesi, macchine come queste dentro un hangar, loro ne hanno 12 e noi non ne abbiamo neanche una, perché l'unica a disposizione è quella dell'NGV, si è rotta in una parte e dobbiamo ripararla. Come possiamo gestire il fondo se, quando lei parlava delle migrazioni, una nave affonda e chiediamo supporto alla Svizzera, perché loro ce l'hanno, anche se non hanno il mare, e noi non abbiamo le tecnologie per studiare i nostri ambienti profondi? Eppure gli ambienti profondi sono, guardate un attimo, un crocevia di attività. Allora, il 50% degli idrocarburi del futuro verrà estratto negli ambienti profondi sotto i 1000 metri, di Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, ce lo ricordiamo tutto perché è recente. Cavi sottomarini, disposal, depositi radioattivi, munizioni, tutto quello che viene scaricato viene mandato a mare, si toglie il tappo alla nave, si abbandona, no? Quando c'è copertura satellitare, non c'è copertura satellitare. Ecco che sta diventando un po' il rischio della, e non voglio dire niente sulle navi dei veleni che abbiamo qua in Mediterraneo, che sono un grande buco nero di cui abbiamo paura anche a parlare. Andiamo avanti. Quindi, quando parliamo di questo, diceva, il problema dei rapporti con il Ministero degli Esteri, eccolo qua, guardate il blu intenso. Il blu intenso sono tutte aree al di fuori della giurisdizione nazionale, il che vuol dire che lì potenzialmente si può fare quello che si vuole perché non c'è legge.
La politica italiana non deve essere una politica, a mio avviso, modestamente, solo mediterranea, perché non può non essere mediterranea. Ma se il Belgio va nel Pacifico a sfruttare le risorse minerarie, se lo fanno paesi piccoli, non parlo della Germania, della Francia e dell'Inghilterra che lo fanno, non capisco perché le risorse minerarie le possono utilizzare noi e noi non abbiamo una politica. Sono andato a Milano all'Asso Mineraria e si parla solo di idrocarburi, magari trivellati nel Mediterraneo, quando tutti oramai vanno nel Pacifico. Allora, il territorio internazionale, non solo quello mediterraneo, sarà sede di interessi conflittuali tra paesi e anche però opportunità straordinarie di sviluppo, perché il blu che vedete è tutto profondo, è tutto territorio marino al di sotto di 4.000 metri di profondità mediamente, ma adesso ci sono le tecnologie per utilizzarlo. Allora, cosa c'è lì sotto? Se accendiamo la luce sul profondo, scopriamo che c'è biodiversità e vita in ogni dove, non è una sorpresa. James Cameron, regista di Avatar, nel 2012 prende un sottomarino, va nella Fossa delle Marianne a 11.000 metri e si fa un bel filmato di quello che c'è a 11.000 metri. Ovunque c'è vita, ma in particolare ce n'è negli nostri ambienti profondi. Queste sono immagini scattate di molte specie, che sono tra l'altro specie protette, e che qualche volta abbiamo anche l'occasione miracolosa di vedere negli acquari pubblici, che ne sono la nostra grande vetrina, diciamo, di comunicazione anche delle bellezze del mare, della loro vita. E guardate, ad esempio, un esempio secondo me paradigmatico. L'unico progetto strategico che è stato fatto regionale sullo studio della vita profonda nei nostri mari, organico, è questo. Questa che vedete qua è la ricchezza. Nella prima a sinistra, credo siamo addirittura, perché abbiamo qua il coordinatore del progetto che fu, è dentro un'area portuale, nelle coste della Calabria. Le altre regioni sono tutti ambienti profondi, ricchezza di vita, di colori straordinari, una biodiversità che non sapevamo neanche di avere, tra l'altro, per certi aspetti. Queste cose vanno fatte per tutti i mari italiani, per tutte le coste italiane, non possiamo fermarci alla patella sullo scoglio quando andiamo a fare il bagno, vedete? Sino agli abissi, perché noi abbiamo che la più grande estensione dei nostri mari è quella degli abissi, e tra l'altro questi, se si può cliccare sopra, no, torna indietro, se si riesce, clicca, sono abitati da, questo è un Dumbo Octopus, creature straordinarie, alcune delle quali non conosciamo, alcune di queste specie le abbiamo solo filmate perché non siamo mai riusciti a catturarle, che sono di interesse, ma non perché è bello l'animaletto, ma perché sono il nostro modo di comunicare alle generazioni future la necessità di preservare qualcosa al di là del fatto che si sfrutti economicamente o socio-economicamente. Parliamo dei nostri mari? Va bene, abbiamo le montagne sottomarine, possono essere anche 100.000 al mondo. Si tratta di montagne che non arrivano alla superficie, se arrivano alla superficie diventano isole e già sono accaparate. Però sono straordinarie perché sono ricche di metalli preziosissimi, di materie prime importanti. Noi ne abbiamo alcune esclusive nostre nel Tirreno, Palinuro, Marsili, già le multinazionali ci hanno chiesto di sfruttarle economicamente, credo che abbiano chiesto le autorizzazioni anche ai nostri ministeri, mi sembra fortunatamente negate, però adesso stanno andando a lavorare in Papuasia dove le autorizzazioni si prendono facilmente. Sono delle risorse straordinarie perché sono ricchissime di vita. Alcune delle forme, queste che vedete, il blobfish è diventato paradigmatico, sono forme di vita endemiche, esistono solo associate a queste, una specie ogni due di questi sistemi è nuova per la scienza. Oppure, pensiamo sempre agli idrocarburi come fonte di inquinamento, ecco, le fuoriuscite naturali di idrocarburi, un po' come fuoriusciva il petrolio dal Sahara, esiste anche sui fondali, Golfo del Messico, ma anche i fondali dell'Adriatico, fuoriesce un sacco di metano, sono associate a forme di vita meravigliose come queste, che devono essere tenute in considerazione quando si vogliono utilizzare queste risorse. Qui abbiamo anche delle foto relative all'utilizzo di cammini, che sono delle oasi idrotermali, tra l'altro ne abbiamo anche studiati qua a Mediterraneo, a Palinuro, ci sono queste grandi multinazionali che vogliono utilizzare noduli polimetallici di manganese, stiamo parlando di risorse minerarie straordinarie di grandissima potenzialità. Allora, la Marine Strategy mette al centro, sappiamo, biodiversità e funzionamento degli ecosistemi, ma perché? Perché recenti studi hanno dimostrato che la biodiversità non è un fattore barocco, non è una cosa bella che tu metti, vabbè, c'è un palazzo, lo reggono le colonne, poi ci fai gli stucchi sopra, così che è più bello. No, allora uno potrebbe pensare, il sistema funziona, regge, poi però la biodiversità è carina e rende più bello, più attraente.
Se noi perdiamo biodiversità, perde funzionamento del sistema e quindi tutto quello che diciamo, mitigazione, produzione di biomassa, ossigeno prodotto, eccetera, crolla esponenzialmente, cioè perdiamo uno, perdiamo due ogni uno di biodiversità che perdiamo. E questo non lo dico io, lo dice la comunità europea che riprende gli studi che sono stati effettuati. Quanto conosciamo però del profondo, e io vorrei comunque fare una carrellata allora degli indicatori, non se ne è mai parlato. Gli indicatori, i nostri 11 indicatori, i protagonisti di questo incontro fortunato e straordinario, posso aggiungere, i nostri 11. Il descrittore è uno, mantenere la biodiversità. Perché? L'abbiamo detto prima, perdiamo biodiversità, perdiamo quello, biomassa, funzioni, risorse, pesca, eccetera. Nel profondo ne conosciamo, se va bene, la metà. In molti casi non conosciamo il 90% delle specie. Indicatore 2, specie non indigene. Noi sappiamo che i nostri mari, il Mediterraneo, è in realtà il mare al mondo con la maggiore percentuale di specie non autoctone. Entrate al canale di Suez, abbiamo circa oramai 1000 specie su 16.000 specie marine censite, di cui circa un quarto negli ambienti profondi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se entrano specie aliene, io ai miei studenti dico sempre: prendi 5 campioni di football americano, mettili in una squadra di calcio e vediamo se vincono. Chiaramente, se non sanno fare la loro partita, se non sono organiche a un progetto, tu puoi mettere dei campioni all'interno di un sistema, questi ti ammazzano anche il giocatore, però poi prendono gol perché non sanno parare. Terzo descrittore, popolazioni di specie commerciali mantenute. Un recente lavoro su PNAS ha dimostrato che la grande maggioranza degli stock ittici che sfruttiamo sono profondi. In realtà noi, il gamberone, quello di Sanremo, che è il più pregiato al mondo, l'Aristeo Santenaso, altri, li prendiamo sempre a 300, c'è qua il professor Turzi, un esperto, 500 metri di profondità. Gli ambienti profondi sono al di sotto dei 200 metri. Tutto quello che prendiamo è risorsa profonda. Andiamo oltre. Esistono squali sino a 4 km di profondità, esistono reti trofiche complesse che dobbiamo mantenere, che sono state impoverite dalle attività di pesca, dai processi di inquinamento e che stiamo solo cominciando a conoscere. Quello che potrebbe succedere negli ambienti profondi è quello conosciuto bene con il diagramma di Pauli, un impoverimento di tutte le risorse della rete trofica. Descrittore numero 5. Eutrofizzazione, uno potrebbe pensare, c'era qua Carla Ferrari che è una grande esperta con Attilio Rinaldi di eutrofizzazione, che l'eutrofizzazione sia solo un problema dei nostri ambienti costieri e dei nutrienti. In realtà esistono addirittura anche degli ambienti profondi eutrofici in prossimità di aree di upwelling, però è chiaro che questo indicatore per gli ambienti profondi diventa un po' meno rilevante. E poi volevo farvi vedere qualche immagine di queste. Allora, qui siamo di fronte a una vera e propria scogliera corallina, solo che non siamo ai tropici di notte, siamo in mari di tipo mediterraneo, come il nostro stesso mare, alle profondità superiori a 150, 200, 300. Questi organismi vivono sino a 5.000 metri di profondità nel mondo. Ospitano forme di vita straordinarie, queste sono immagini ad esempio dell'Enea relativi a dati di queste formazioni, che sono proprio degli ingegneri ecosistemici, creano habitat, ospitano forme di vita, sono nursery, si riproducono le specie alieutiche, le specie di pesci qua dentro, qua siamo nei nostri mari, ce ne sono in Adriatico, ce ne sono nello Ionio, ce ne sono nel Mar Ligure, ce ne sono qua davanti. Qual è il problema? Vengono rase al suolo, come vedete, qui siamo di fronte a Santa Maria di Leuca, sono immagini nostre, rase al suolo dal trawling, dal strascico, questo detrito diventa non recuperabile, cioè non esistono segni di resilienza, cioè di recupero di questi habitat dopo che ci passa una rete a strascico. Cosa perdiamo? Tutte le forme di pesca, che poi i pesci, che poi da lì uscirebbero e sarebbero pescati, tutta la biodiversità associata a tutte le funzioni ecosistemiche. Sempre per il descrittore 6, un'altra cosa straordinaria legata al saccheggio delle risorse profonde è quello che vedete qua, un lavoro su Nature di pochi mesi fa, pubblicato dai colleghi Spaggioli sopra, quello sotto l'abbiamo pubblicato noi su PNAS poche settimane fa. Quello rosso è l'effetto del trawling, il blu sono senza trawling, cioè senza pesca. Se voi vedete, sostanzialmente si perde biomassa, abbondanza, biodiversità e funzionamento ecosistemico. Passare con la rete a strascico vuol dire desertificare completamente gli ambienti profondi a 300-500 metri. Descrittore 7,
le alterazioni delle condizioni idrologiche, anche lì io che ho fatto, diciamo, la mia tesi di laurea sull'ammiraglio Magnaghi, l'ho fatta grazie anche agli strumenti preziosi della Marina, e posso dire quanto è importante anche il loro contributo per l'idrologia. Noi vediamo nel Mediterraneo cambiamenti senza precedenti nella struttura delle masse d'acqua, nel riscaldamento. Il riscaldamento del Mediterraneo profondo negli ultimi 15 anni è superiore di 2 volte a quello dei 30 anni precedenti. Questo sta alterando tutti i processi, e la cosa più bella, la vedete lì sulla data a destra, ve la traduco in 2 parole, basta una variazione di 0,1 gradi, perché nell'ambiente profondo le temperature e le condizioni sono molto stabili, basta una variazione di decimi di grado per cambiare del 50% la biodiversità degli abissi, quindi un ambiente vulnerabilissimo, come dire, a queste condizioni. Descrittore 7, ecco, guardate quanto è importante, qua siamo nelle coste spagnole, di fronte a Blanes, succede un evento episodico, acque dense, fredde per un evento di forte raffreddamento superficiale, quindi un inverno molto freddo, scende un'acqua molto densa, spazza via i gamberi, per mesi non si pesca più, per mesi non si pesca più. Questi eventi fanno capire come un evento superficiale, 2 minuti ho finito, un evento superficiale possa riflettersi sì da 2000 metri di profondità a livello immediato con conseguenze sulla pesca, perché hanno un'importanza economica e commerciale molto forte. 8. Contaminanti e impatto ecologico. C'è un caso per tutti, perché non voglio fare casi, diciamo, più locali, ma ce ne sono anche locali. È il Deepwater Horizon, che dimostra come il Golfo del Messico è similissimo al Mediterraneo come numero di specie e dimensionamento, come sia problematico il problema della contaminazione di ambienti profondi. Ma c'è anche di peggio. Questi squali sono squali che vivono nel Mediterraneo profondo, sono il pesce cane portoghese, vivono 70 anni, riescono a trasferire il piombo acquisito negli anni 60 alla progenie, cioè ancora l'inquinamento generato dalla benzina col piombo, le creature abissali lo stanno trasferendo alle future generazioni, come ad esempio gli squali che regolano le reti trofiche. Il marine litter, abbiamo parlato della plastica, Donatella Bianchi, bravissima come sempre, precisissima, diceva problema della plastica anche per i cetacei. Bene, la plastica è arrivata anche negli abissi, non solo il litter. Questa è una campagna che abbiamo fatto, quella sulla destra, vedete le fotografie, sembra di essere nei cartoni animati di Walt Disney quando fanno vedere il pescatore che prende lo stivale. Ecco, queste cose sono i nostri abissi. Nel canale di Sicilia si trovano piatti di plastica, davanti a Genova nel Canyon l'anno scorso abbiamo trovato mattonelle, di tutto c'è sui profondali a 1000 metri di profondità, ma molte particelle, le microparticelle, quelle più pericolose, addirittura scenderebbero con gli aggregati, cioè sedimentano gradualmente trascinate dagli aggregati organici. E ho finito. Descrittore 11, del rumore, del suono non si sa praticamente nulla, praticamente nulla. Allora arriviamo, ma ci può essere ovviamente un impatto, arriviamo quindi alle conclusioni. Possibilità straordinarie per i brevetti. L'Italia è al 17° posto, è fuori graduatoria per i brevetti della Blue Growth. Il primo posto Stati Uniti, Germania, Giappone, Francia, Gran Bretagna e così via. Potenzialità dell'agricoltura. E guardate però alcune cifre. Io ho avuto tra l'altro il piacere di presiedere la commissione Istat che ha introdotto gli indicatori ambientali, che è l'indicatore 1, gli indicatori di benessere del nostro paese. Quello studio che vedete è quello fatto da Costanza. Costanza nel 94 stima che gli ambienti costieri forniscono il 60% dei beni e servizi ecosistemici, cioè una cifra di 21.000 miliardi di dollari anno. La cifra più conservativa che noi possiamo dare per gli ambienti profondi, cioè molto al di sotto delle potenzialità, è di 43.000 miliardi a livello globale. Il Mediterraneo è l'1%, e peraltro è un 1% che vale forse anche di più degli altri, siamo intorno quindi a 430 miliardi di dollari, quindi una figura superiore senz'altro ai 300 miliardi di euro, solo del profondo, cioè senza andare a toccare niente di quello che già utilizziamo. È chiaro che siamo di fronte a un grossissimo patrimonio, un patrimonio che può avere delle implicazioni straordinarie e che però dobbiamo gestire nel modo giusto. Io quello che dico, la ricerca è al servizio del Paese, deve spiegare cosa fare e come fare, se possibile, ai politici, che poi si prendono le responsabilità e decidono. Noi tra l'altro recentemente, onorevole Velo, abbiamo costituito con l'OGS, col CNR, con l'INGV, con l'INFN, tutti gli enti di ricerca, incluso il CONISMA, la prima rete di ricerca mare
con tutti i presidenti, che si mettono a disposizione dei ministeri competenti per utilizzare a sistema per la prima volta tutti gli enti di ricerca nazionali e tutte le università del mare in un solo interlocutore per avere tutte le competenze necessarie a prendere decisioni. Che sia importante un uso sostenibile dell'ambiente marino lo dice qualcheduno molto più importante di me. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille professor Danovaro, anch'io voglio pay tribute ai nostri straordinari scienziati nel campo marino, con il quale stiamo organizzando già un'iniziativa nell'ambito di GP Ocean per il 4 dicembre al Ministero degli Esteri insieme ai norvegesi. Per quanto poi riguarda, come lei sa, ci sono dei negoziati, dei colloqui in ambito Nazioni Unite sullo specifico punto, e io qui rivolgo un appello perché questi negoziati sullo specifico punto delle protezioni biologiche arrivino a una conclusione il più rapida possibile, così come per la parte relativa alle risorse minerarie. L'Italia è membro, ci siamo candidati, siamo stati rieletti all'unanimità dell'International Seabed Authority e da quest'anno, innovando, abbiamo deciso che chiunque rappresenterà l'Italia prima della sessione ci coordineremo con la scienza, perché non è il Ministero degli Esteri. Io ho provato un weekend, professore, a studiare che cos'era un modulo di polimetallo, non ho capito assolutamente niente dopo un weekend, quindi sarete voi, per ciò che riguarda l'International Seabed Authority, a guidarci. E adesso è un mio grande piacere, un mio grande onore dare la parola al nostro ospite più importante e più significativo. Governatore, grazie per essere qui, le passo, lei non ha bisogno di essere presentata, la conosciamo, tutti la conosciamo per tutto quello che lei ha fatto in passato e che sta in questo momento facendo per la sua regione. Onorevole, grazie ancora, a lei la parola. Grazie. Bene. Davvero anche da parte mia un ringraziamento sentito all'onorevole al sottosegretario Velo, perché credo che abbia capito in questo suo nuovo ruolo che sta svolgendo benissimo quanto vi fosse l'esigenza di riunire il mondo del mare, inteso nel senso più ampio, perché credo, e lo dico anche perché per alcune cose che dirò dopo l'ho provato anch'io sulla mia pelle occupandomi di infrastrutture, credo che sia davvero uno spazio che in qualche modo la politica ha abbandonato non solo a livello nazionale ma anche a livello, se volete, europeo, e spesso siamo vittima in qualche modo delle nostre assenze. Prima commentavo quella che è stata forse una delle assenze più sentite sul livello europeo da parte del nostro paese, quando un paio di anni fa è entrato in vigore il regolamento europeo sulla pesca e ci siamo resi conto che non potevamo più pescare alcuni pesci considerati da noi adulti ma da loro piccoli, ed erano cambiati i buchi delle reti. Peccato che il regolamento europeo sulla pesca aveva impiegato 12 anni prima di entrare in vigore, quindi magari avremmo potuto probabilmente cercare di spiegare quali erano le ragioni dell'Italia nel contesto europeo, ma evidentemente non siamo sempre presenti sui luoghi dove vengono assunte le decisioni. Ma io oggi rappresento qui la regione Friuli Venezia Giulia, che sicuramente, diciamo, è costretta dalle circostanze, adesso lo dico in modo un po' provocatorio, a prendersi cura del suo mare, anche a cercare di mettere insieme quelli che sono in qualche modo gli indicatori importanti che ci vengono anche dalle grandi strategie europee. Noi abbiamo sicuramente, da tenere sott'occhio il nostro ambiente, perché abbiamo sicuramente delle coste che, in quanto a biodiversità, come è stato anche ampiamente spiegato, hanno sicuramente
una capacità di interesse importante, abbiamo delle industrie importanti, mi piacerebbe citare per la cantieristica navale Fincantieri, ma non posso non ricordare che c'è un indotto intorno alla cantieristica navale importante anche per la regione. Abbiamo un porto di livello internazionale, il porto di Trieste, che ha fondali naturali di 18,50 m e quindi insomma ha delle caratteristiche importanti anche fondamentali per quanto riguarda l'economia portuale, e ci sono degli impegni che ci siamo assunti e ci stiamo assumendo sempre di più dal punto di vista ambientale, ma se volete anche industriale, ecco, quindi che si tengono insieme la sostenibilità, la crescita e lo sviluppo anche dell'ambiente marino. Siamo impegnati, come ahimè capita a molte regioni italiane, in operazioni di risanamento ambientale importanti. Citavo prima il porto di Trieste, ebbene sul porto di Trieste, sulla costa triestina, si affaccia la ferriera di Servola, che è un luogo nel quale l'impegno di risanamento ambientale è fortemente sentito, al punto che tra qualche giorno chiuderemo probabilmente la crisi industriale complessa di Trieste con un accordo di programma con diversi ministeri che ci permetteranno di continuare l'attività industriale ma impegnarci soprattutto sul risanamento ambientale del sito. Vi ho raccontato tutto questo e aggiungo che abbiamo la fortuna di essere sede di eccellenze scientifiche di primo livello. Veniva prima citato l'OGS di Trieste, cioè l'Istituto Nazionale di Oceanografia, che tra l'altro è in sala ed è per noi particolarmente importante, anche perché l'OGS in qualche modo rappresenta, insieme ad altre realtà scientifiche del nostro territorio, un modo per rispondere anche a quel principio fondamentale che veniva ricordato prima di pianificazione marittima, che viene indicato anche dall'Unione Europea. Tra l'altro con l'OGS è anche protagonista di una iniziativa pilota con la DG Mare, appunto, europea, per quanto riguarda la pianificazione marittima. Devo dire che un po' per tutte le cose che sono state dette, anche nella prima introduzione che è stata fatta, noi siamo anche una regione che non può non tener conto dei propri confini, che sono anche confini evidentemente territoriali marittimi, e quindi abbiamo la possibilità di inserirci dentro le grandi strategie transfrontaliere, dentro anche questa pianificazione marittima, e come veniva ben spiegato ormai guarda un bacino che non è più un bacino di confine così come immaginiamo noi oggi i nostri recinti nazionali. In questo contesto quindi la regione Friuli Venezia Giulia, come comunque alcune regioni dell'Alto Adriatico, hanno la fortuna in qualche modo, loro malgrado, di essere inserite nei grandi temi di pianificazione marittima. Il 18 ottobre si è formata in Europa la terza grande strategia regionale europea. Dopo quindi quella danubiana, dopo quella baltica, nasce la macroregione adriatico-ionica. È importante non soltanto per i fondi che verranno messi a disposizione della macroregione adriatico-ionica, ma è importante perché sviluppa un sistema di pianificazione anche marittima fondamentale delle regioni di 8 paesi nazionali che si affacciano sulle coste dell'Adriatico. È una delle strategie sulle quali punterà molto l'Europa e la regione Friuli Venezia Giulia guiderà il pilastro sul trasporto marittimo. Quindi abbiamo tutto l'interesse, diciamo così, a capire quelle che sono le iniziative che i nostri governi, quindi anche il Ministero evidentemente degli Affari Esteri, come anche il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture, vorranno in qualche modo mettere all'interno della macroregione adriatico-ionica per far sì che questa diventi non soltanto, come dire, scritta sulla carta, ma diventi una vera opportunità di pianificazione e di sostenibilità per un territorio assolutamente fragile e delicato. Quindi, tenuto conto che siamo dentro
come dicevo prima, nostro malgrado, perché è chiaro che lo siamo più per ragioni geopolitiche e territoriali che per impegni di altra natura, siamo in qualche modo costretti da una parte a impegnarci sulla pianificazione territoriale e marittima e dall'altra però a tener presente che è anche un piano, quello del mare, di sviluppo economico molto importante, per cui abbiamo, come dire, ragionato all'interno della strategia adriatico-ionica anche su come presentarci al meglio in questo tipo di sfida che viene raccolta da ben otto stati da ben otto stati nazionali che partecipano alla macro strategia. Motivo per cui ci siamo attrezzati negli anni, quindi non è una novità di adesso, ma abbiamo intenzione di sfruttarlo al massimo, ci siamo attrezzati per cercare di creare delle reti e dei coordinamenti. Reti quindi tra i nostri istituti scientifici e di ricerca, reti tra le nostre economie del mare. Citavo prima appunto un colosso come Fincantieri, ma mi piace ricordare che intorno ad esempio a Fincantieri siamo riusciti a costruire proprio con l'indotto e con gli istituti di ricerca del territorio il Ditenave, che è il distretto tecnologico della cantieristica e della nautica. E abbiamo fatto anche delle scelte di campo. Lo ricordavamo prima con il rappresentante di Confindustria, la regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione in Italia a mettere l'IVA al 10% alle Marina Resort. Perché? Perché confiniamo con la Slovenia, confiniamo con la Croazia per quanto riguarda il mare e non possiamo non tener conto che, per quanto siamo tutti europei, la mancata armonizzazione dei sistemi fiscali da una parte e delle tassazioni che ci sono evidentemente a livello nazionale crea inevitabilmente delle forme di concorrenza tra stati e tra regioni confinanti che si affacciano sullo stesso mare. Devo dire che quella scelta di mettere l'IVA al 10% si è rivelata una scelta assolutamente importante perché ha ricollocato in regione Friuli Venezia Giulia delle realtà che si erano allontanate dal nostro territorio per andare, come dire, a pochi chilometri di distanza. Certo, è un'attrattività che va salvaguardata e quindi è chiaro che se si creano le condizioni, come è accaduto in questi due giorni e come veniva ricordato, per mettere insieme la necessità di protezione del nostro territorio e del nostro mare e dall'altra però la capacità di riconquistare competitività ed attrattività e anche farne evidentemente un volano di sviluppo, io credo francamente che avremmo sfruttato al massimo e appieno la straordinaria opportunità che ci viene data. Concludo il mio intervento solo con due parole che forse non c'entrano molto col tema che mi era stato affidato oggi per quanto riguarda evidentemente la mia regione, ma un po' più largo, perché comunque ho letto l'intervento del sottosegretario Velo e lei cita molte volte la necessità anche di ritrovare una governance nuova nel sistema appunto del mare. Voi sapete, o comunque se non lo sapete ho il piacere di ricordarlo, che il Partito Democratico e comunque anche il governo e lo stesso ministro Lupi ha da tempo messo nel mirino una revisione della 84-94, cioè della legge sui porti italiana, una revisione in qualche modo più in generale della portualità. Io credo che sia, lo dico anche un po' come una sorta di appello, un'assoluta necessità. Noi abbiamo porti straordinari che però perdono di competitività nel momento in cui toccano con mano la capacità di attrazione che hanno porti ormai a noi vicinissimi. L'unico modo che abbiamo per ritrovare capacità di economia, crescita e sviluppo, sempre nell'ambito di quella protezione che ricordavo, è anche quello di cambiare le regole che non sono più evidentemente adatte a questi tempi. Noi abbiamo fatto una proposta importante di riordino e semplificazione della governance dei porti, abbiamo fatto una proposta importante anche di aggregazione di un sistema che è frammentato. Io ricordo due principi che sono fondamentali. Il sistema della portualità di questo Paese non può essere affidata alla buona volontà dei singoli o alla capacità dell'uno di correre più veloce degli altri. È necessario avere un piano strategico nazionale che individui gli investimenti, individui le priorità e individui anche i porti sui quali intervenire. Io ricordo che quando l'Europa stava svolgendo la revisione dei grandi corridoi europei,
e scelse, questa fu una scelta dal mio punto di vista straordinaria per il nostro paese, scelse di partire dai porti come nodo centrale della costruzione dei grandi corridoi europei, chiese all'Italia, come a tutti gli altri paesi, di individuare, di fornire l'elenco dei porti che l'Italia riteneva strategici nell'ambito dei grandi corridoi europei. Sapete quanti ne abbiamo dati? 55. Perché siamo un paese che non sceglie. Siamo un paese che non capisce, quando si creano le opportunità e le occasioni, quanto sia importante dare indicazioni strategiche e fare delle scelte che non possono limitarsi al locale, ma che devono guardare ad una visione importante, strategica, ampia, insomma in qualche modo di bacino, come veniva ricordato anche prima. Io credo che ci siano tutte le condizioni per far bene, credo che il cluster marittimo, spero, sarà protagonista di questa grande riforma. Grazie. Grazie onorevole Serracchiani, posso ora chiedervi se c'è qualche domanda, con preghiera che chi vuole fare una domanda si presenti prima? Lo facciamo prima presentare. Sì, no, non è una domanda, scherzavo. Colgo l'occasione, visto che abbiamo qualche altro minuto, per tornare un attimo sulla questione del santuario Pelagos, perché giustamente Donatella ci ricordava che una delle problematiche più importanti che è emersa recentemente è quella delle plastiche, in particolare delle microplastiche. Ecco, volevo ricordare che il Ministero dell'Ambiente già da 2 o 3 anni ha concentrato il proprio sforzo di ricerca e di studio nell'ambito del santuario Pelagos proprio sulla questione delle microplastiche, tant'è vero che ormai la nostra attività è diventata un punto di riferimento anche a livello europeo. E le microplastiche sempre più sono diventate al centro dell'attenzione, non soltanto quale impatto diretto sulla salute degli abitanti dei mari, ma anche della salute umana, perché uno dei dati più importanti e più preoccupanti che emerge dagli studi che stiamo ottenendo è che le microplastiche sono spesso un veicolo opportunistico sia per le specie aliene invasive sia per elementi patogeni che quindi possono poi condizionare la salute umana entrando nel ciclo vitale. Quindi posso rassicurare che sia il Santuario Pelagos che il Ministero dell'Ambiente entrambi stanno ponendo la massima attenzione sulla questione delle microplastiche e che continueremo a sviluppare i nostri studi anche nell'ambito della strategia marina. Grazie. Se non ci sono altre domande, prego. Sì, ci può raggiungere. No, vado io. Sempre che... Ma innanzitutto un grazie all'onorevole Velo per questo convegno, perché è stato veramente interessante. Io sono Angelo Valsecchi del Consiglio Nazionale Ingegneri. Innanzitutto volevo portare il contributo del nostro Consiglio, che abbiamo predisposto un documento di politica marittima proprio perché gli ordini professionali in questo momento devono essere un elemento di sviluppo per il nostro sistema paese. L'aspetto fondamentale con cui il nostro documento si ritrova in pieno riguarda le considerazioni che ha fatto il governatore Serracchiani, soprattutto nella capacità di scelta, e noi vorremmo trasmettere, quindi più che una domanda è una disponibilità alle istituzioni, essendo anche noi istituzioni, delle competenze dei nostri colleghi che sono diffusi in questi 8.000 chilometri di coste, operano all'interno delle capitanerie, ma soprattutto abbiamo anche delle proposte tecniche di quello che vorremmo fare, quindi la gestione ad esempio del trasporto, l'intermovibilità, la possibilità ad esempio dei porti offshore per lo scambio delle merci, la ricerca e lo studio di quelle che sono le innovazioni soprattutto nel campo degli oceani e dei mari profondi, quindi il dire che anche gli ordini professionali vorrebbero percorrere unitamente al sistema paese e al governo questa strada del rilancio dell'economia. Abbiamo 8.000 chilometri di coste e il futuro deve passare per le autostrade del mare, dove noi possiamo muoverci. Ci sono delle frasi bellissime nei pannelli esterni, dove non ci sono vincoli, dove non ci sono elementi, ma con la tutela di quella che è la risorsa blu, anche perché
senza acqua non andiamo da nessuna parte e tutelare questo bene è elemento essenziale e quindi l'auspicio, la disponibilità è di poter avviare una collaborazione, abbiamo un incontro martedì con il sottosegretario De Caro proprio per la riforma dell'84, proprio per cercare di costruire un qualcosa di condiviso che sicuramente potrà portare dei risultati migliori. Quindi un ringraziamento e una disponibilità dell'intero Consiglio Nazionale degli Ingegneri su tutte queste attività. Grazie ancora. Grazie a lei per la sua disponibilità. Ringrazio tutti e lascio la parola all'onorevole Velo che spetterà a lei, motore iniziale di questo convegno, di trarne le conclusioni con tutti gli auguri più sinceri che da questo convegno possa scaturire una via e una mappa di cose concrete da fare anche nell'immediato. Grazie a tutti. Grazie Ministro Imperiale, grazie a lei del contributo. Io chiedo al Presidente Serracchiani di restare qui con noi, saluto naturalmente il Professor Danovaro, saluto il Dottor Montanaro e chiamo qui ancora al tavolo di presidenza l'ammiraglio Ertreo, Comandante dell'Accademia Navale di Livorno, per il suo intervento. Ovviamente le chiedo di stare nei tempi, la ringrazio della disponibilità e della pazienza, siamo andati avanti dopo i saluti iniziali con i primi interventi, adesso naturalmente riprendiamo volentieri anche il suo. Dopodiché ci sarà, come vi annunciavo in apertura, un giro dei chairman sulle riflessioni e i messaggi che sono stati presentati, che sono emersi dalle riunioni, dalle sessioni di questi giorni, e quindi richiamerò i chairman qui con me per arrivare poi alle conclusioni dell'onorevole Velo. Prego ammiraglio, se è pronta la sua presentazione possiamo procedere. Grazie dottoressa dell'opportunità, ringrazio l'onorevole Velo per consentirmi di esprimere, portare a tutti il saluto della Marina Militare e di delineare in breve come la mia istituzione, che è anche la nostra istituzione, si pone nei confronti del tema che in questi giorni viene trattato in questa sede. Nel mio intervento toccherò sostanzialmente tre punti fondamentali che sono la politica marittima integrata, le operazioni di Common Security e Defense Policy e il ruolo della Marina Militare e della Flotta Verde. E credo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che storicamente il mare sia l'elemento fondamentale su cui si basa lo sviluppo dell'economia di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano su di esso. E se consideriamo tutte queste attività economiche che dipendono dal mare, ci accorgiamo immediatamente che l'economia blu dell'Unione Europea, esclusi le attività militari, rappresenta quasi 5 milioni e mezzo di posti di lavoro e un valore aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l'anno. Nel complesso il 75% del commercio estero europeo e il 37% degli scambi all'interno dell'Unione si svolgono via mare. Quindi da qui già si vede quanto importante sia il mare per paesi che geograficamente non hanno e storicamente non hanno a che fare col mare. E le potenzialità di sviluppo che derivano dallo sfruttamento delle risorse marine sono in crescita. Il progresso tecnologico consente di realizzare attività in alto mare che non erano pensabili fino a poco tempo fa. E si pensi che il potenziale energetico dei nostri mari supera di molto il nostro attuale fabbisogno energetico. E ovviamente le differenti tecnologie che sono attualmente in fase di sviluppo per sfruttare questa energia in sviluppo appunto per sfruttare questa energia in tutte le sue forme. Abbiamo a disposizione un significativo potenziale strategico nel mare che potrà essere sfruttato a patto di realizzare un livello adeguato di investimenti e di ricerche dirette da una regia nazionale e a maggior ragione europea. Questa regia deve consentire di sfruttare al meglio il mare con l'obiettivo primario del rispetto della sostenibilità dello sviluppo creato affinché esso possa interessare anche le generazioni future. Io penso che sia il dovere di tutti quanti, di tutti i cittadini, prendere il mondo che abbiamo ricevuto e consegnarlo alle future generazioni migliore di quello che ci è stato dato. E anche col mare dobbiamo fare questo. Tutti questi elementi creano un'opportunità per la cosiddetta crescita blu, la Blue Growth,
che è un'iniziativa intenta a valorizzare il potenziale inutilizzato degli oceani e delle coste in termini di crescita e di occupazione, che attualmente, come ben sappiamo guardando le notizie, è un elemento che ci tocca profondamente come società. La crescita dell'economia blu offre metodi nuovi e innovativi per permettere all'Unione Europea di emergere dall'attuale crisi e rappresenta la dimensione marittima della strategia Europa 2020 e può contribuire alla competitività internazionale dell'Unione, all'utilizzo efficace delle risorse, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di nuove modalità di crescita. Al tempo stesso può tutelare biodiversità, proteggere l'ambiente marino e salvaguardare il potenziale offerto dagli ecosistemi. La Commissione ha voluto dare un nuovo impulso alla politica marittima integrata e avviare un processo che farà convergere durevolmente l'economia blu nei programmi di lavoro degli Stati membri, delle regioni, delle imprese e della società civile. La creazione di una politica marittima integrata presuppone un preciso quadro d'insieme, finalizzato alla gestione unitaria del comparto marittimo. Il raggiungimento di un ambiente marino stabile e sicuro è l'obiettivo della politica europea, che presuppone lo sfruttamento sostenibile delle risorse e la loro protezione. In tal senso gli strumenti indicati dall'UE sono la European Union Maritime Security Strategy e la sorveglianza marittima integrata, che rende possibile lo scambio di informazioni tra autorità competenti al fine di rendere la sorveglianza del mare meno costosa e più efficace. Sul fronte della tutela degli interessi marittimi europei sono significative le operazioni che si svolgono nell'ambito della Common Security and Defense Policy, quale la missione dell'Unione Europea NAVFOR Somalia, operazione Atalanta a cui partecipano anche le nostre navi, a difesa dei traffici mercantili e delle navi che operano per conto del World Food Program nelle aree interessate dal fenomeno della pirateria, che ricordo adesso è un fenomeno che si è attenuato in maniera notevole, però non è mai smesso di essere presente nelle aree del Corno d'Africa e in quei mari. Queste operazioni hanno visto per la prima volta l'impiego sul campo dei cosiddetti nuclei militari di protezione forniti dalla Marina Militare, costituiti da personale della Brigata San Marco altamente specializzato con compiti di protezione del naviglio e dei carichi di bordo. E qui dobbiamo ricordarci, prima noi come marinai e poi tutti quanti come italiani, che ci sono ancora due di queste persone lontane. Sono due leoni di San Marco tenuti in gabbia e siamo tutti vicini a loro affinché per sempre, e lo saremo finché non saranno tornati a casa. Grazie dell'applauso anche a nome loro. Torniamo a noi adesso. In un contesto come quello che ho illustrato brevemente, appare evidente la necessità di un approccio flessibile per l'uso congiunto di forze marittime a supporto degli obiettivi sovranazionali, come la salvaguardia della libertà dei mari e l'uso sostenibile delle risorse, anche tramite organizzazioni sovranazionali come la NATO e l'Unione Europea. Il Mediterraneo da secoli, da sempre, è stato un luogo cruciale per lo sviluppo dei paesi europei e in particolare per quelli che si affacciano su di esso come l'Italia. Ma sappiamo benissimo che quest'area è afflitta da fenomeni di instabilità politica quasi perenne che non sembra che abbiano delle risoluzioni nel medio termine. L'operazione militare umanitaria che la Marina Militare ha condotto nel Mediterraneo centro-meridionale, denominata appunto Mare Nostrum, ne è un esempio ed è stata condotta per salvaguardare fondamentalmente la vita umana in mare e assicurare la giustizia a tutti coloro che sono tanti, che lucrano sul traffico illegale di migranti. Questo dispositivo ha visto e sta vedendo ancora impiegati il personale e assetti della Marina Militare, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, del Corpo Militare della Croce Rossa, del Ministero dell'Interno, della Polizia di Stato, imbarcati sulle unità della Marina Militare e di tanti altri corpi dello Stato che a vario titolo concorrono al controllo dei flussi migratori via mare. Il pregio di questa operazione risiede nella possibilità di un coordinamento unitario di tutte le forze partecipanti che ha consentito di ottenere un livello di efficienza molto elevato. Abbiamo detto che l'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato, al fine ultimo di preservare la biodiversità, la vitalità
in modo che non sia solo sano ma anche produttivo. Per far fronte a questa esigenza, nel 2008 il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato una direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente, che è stata in Italia recepita con un decreto legislativo, il 190 del 13 ottobre 2010. Questa direttiva si basa su un approccio integrato che costituisce il pilastro della politica marittima dell'Unione Europea. La Marina militare partecipa attivamente ai processi che sono scaturiti dal recepimento di questa direttiva, sia dal punto di vista operativo con mezzi dedicati al monitoraggio dei parametri ambientali nell'alto mare, sia dal punto di vista consultivo partecipando al comitato tecnico istituito dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare. Nell'ambito del monitoraggio ambientale marino, il contributo della Marina avverrà pertanto in acque costiere e di altura con la disponibilità di mezzi e competenze specifiche di enti specialistici, quali l'Istituto Idrografico e il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale. Vorrei ricordare che abbiamo un programma comune con l'Università di Pisa per il controllo e l'individuazione di macroplastiche, che viene effettuato dalle nostre unità idrografiche, dai cacciamine e anche da altre unità, quali il Vespucci e il Palinuro. Le capacità dual use della Marina, opportunamente implementate in vista degli impegni correlati alla Marine Strategy, consentono di svolgere una moltitudine di attività finalizzate alla protezione dell'ambiente, che sono quelle canoniche, classiche: l'antiquinamento, il monitoraggio della presenza in mare di micro e macroplastiche, come ho già detto che stiamo facendo insieme all'Università di Siena, rilievi idrografici e oceanografici, analisi ambientali, salvaguardia degli ecosistemi, monitoraggio dei cetacei e delle specie ittiche, analisi e supporto nel campo del rumore sottomarino. A questo punto vorrei ricordare qualcosa che queste attività non scaturiscono da questa direttiva europea. La Marina già da molti anni opera in questo settore. Vorrei ricordare una mia esperienza personale. Io nel 1991 comandavo un pattugliatore d'altura, il Vega, e fui spedito, mi trovavo a Taranto e fui spedito a tutta velocità verso Genova, perché era appena successo il disastro della MC Aven. E mi ricordo di tutto quel periodo, che fu molto molto intenso, di attività di antinquinamento. Mi ricordo, il ricordo più forte che ho è quello della puzza di gasolio, che già si sentiva a circa 25-30 miglia di distanza da Genova. Quando si arrivava con la nave, l'aria era già impregnata di gasolio, quindi figuriamoci come erano le condizioni dell'ambiente marino in quell'area. In materia di protezione dell'ambiente, la Marina Militare è attiva e operativa anche in altri settori. In particolare vorrei ricordare quello del pattugliatore d'altura Adriano Foscari, che è la prima nave ad aver sperimentato il gasolio navale verde, che avevo menzionato questa mattina, e per la propulsione della generazione elettrica, che ha confermato che il biodiesel navale non comporta alcun apprezzabile decadimento delle prestazioni a fronte di una riduzione notevole di emissioni nocive quali di anidride carbonica. Questa è una chiara testimonianza che la Marina è leader in Europa nella sperimentazione operativa di combustibili con il 50% di contenuti di diesel verde prodotto nella bioraffineria Eni di Venezia, in anticipo anche rispetto alla scadenza europea che prevede l'uso del 10% della frazione bio entro il 2020. Il progetto della flotta verde intende individuare un prodotto alternativo al combustibile di origine petrolifera, il gasolio col codice NATO F76 per chi è del mestiere, è utilizzato attualmente a bordo delle navi. E questa esigenza nasce da due particolari obiettivi strategici, che sono quello di assicurare un combustibile che non derivi dal petrolio, visto che noi poi andiamo a importare il petrolio da aree che sono sempre più instabili politicamente e socialmente, e sia dalla volontà del vertice di evidenziare con iniziative concrete la sensibilità nei confronti di questioni ambientali. E quindi questo progetto si traduce nella previsione di entro il 2015 della certificazione della prima unità navale in linea nella squadra che impieghi il gasolio verde, specifica NATO F76, ed entro il 2016 di una formazione navale di unità operanti in Mediterraneo con almeno il 50% di energia prodotta da fonti alternative al petrolio. E
Questo sforzo in totale ha la finalità di ridurre al 2020 del 40% i livelli di dipendenza della squadra navale italiana dal petrolio. Quindi con questo programma di rinnovamento della flotta la Marina promuove l'eccellenza industriale italiana e il vantaggio competitivo in questi settori strategici come l'energia, la cantieristica, la motoristica e l'automazione. Io ho terminato la parte tecnica, vi chiedo ancora un paio di minuti di pazienza perché ho parlato di mare, di direttive europee, di affermazione da parte della componente politica europea dell'importanza del mare. Consentitemi di dire che queste cose sono tutte vere, sono tutte belle, però nel vecchio continente furono scoperte parecchio tempo fa, non è la prima volta che si parla di questo. Come ho avuto modo di dire recentemente, è necessario ricordare a tutti quanti che secoli fa nel nostro paese, quando l'Italia veramente era solamente un'espressione geografica, vedeva alla luce il concetto moderno di marittimità. Questo succedeva in tutte quelle società che si affacciavano sul mare, perché già allora le loro classi dirigenti avevano compreso pienamente il significato e la potenzialità dell'elemento acqueo. Questi furono i veneziani, i genovesi, gli amalfitani, i napoletani, i pisani, non so se si può dire questa parola qui in questo consesso, diciamo i toscani, perché sennò se dico pisani magari quando esco poi mi fanno la pelle. Quindi tutti questi italiani capirono l'importanza del mare come motore dell'economia, come un ponte per facilitare le relazioni pacifiche tra i popoli, come luogo principe su cui confrontarsi economicamente, politicamente e quando necessario militarmente con le altre potenze dell'epoca. Quindi adesso siamo all'inizio del terzo millennio, quello di cui ho detto adesso succedeva 5, 600, 700 anni fa. Noi non dobbiamo ripensare, dobbiamo rivalutare, adeguare questo pensiero, questi concetti che furono inventati dai nostri antenati, adeguarli al terzo millennio, alle tecnologie disponibili, alle necessità sociali del nostro paese di questi anni e tornare a essere i leader della marittimità come lo sono stati i nostri antenati. E questo, per fare questo la Marina Militare è pronta. Penso che gli italiani debbano essere invogliati e lo scopo appunto della politica è anche questo. Grazie. Grazie mille ammiraglio, grazie davvero di questo contributo e del contributo che Marina Militare, così come il Corpo delle Capitanerie di Porto e tutte le forze di polizia e le forze armate garantiscono al nostro Paese, appunto in termini di sicurezza, di partecipazione, di prossimità e anche in alto mare, come nel vostro caso. Io chiamo qui invece per un giro conclusivo e per raccogliere tutti quelli che sono stati i key message di questi due giorni di lavoro, i tre chairman, ovvero Paolo Imperiale, Francesco La Camera e Renato Grimaldi, perché con loro metteremo un po' a sintesi appunto tutto quello che è emerso in maniera molto veloce, soltanto veramente per parole chiave, per cui non vi aspettate un ulteriore approfondimento, ma semplicemente davvero una sintesi di tutti quelli che sono stati gli spot, i concetti più importanti che sono emersi durante questi lavori. Io intanto rialzo la palla però ricordando a tutti che è necessario prestare molta attenzione e investire anche su quella che è la divulgazione e la comunicazione. Non ne faccio una questione personale naturalmente, ma credo che sia importante far crescere la coscienza sociale in campo ecologico anche attraverso strumenti, come per esempio noi siamo qui a Livorno, c'è un bellissimo acquario che vi invito ad andare a visitare qualora doveste avere un po' di tempo nel pomeriggio, ce n'è un altro a Genova non lontano da qui, c'è poi quello dell'Anton Dorn a Napoli che ha rappresentato peraltro un primo momento di studio e di osservazione delle specie preziose, importante, che ancora adesso porta avanti un ruolo importantissimo per il nostro paese e per la ricerca. Ecco, la divulgazione anche attraverso questi strumenti, come molte altre iniziative partecipate, credo che poi sarà anche al centro degli impegni e dell'attenzione. Ricordava prima il Presidente Serracchiani del valore e dell'importanza del cluster delle attività marittime che producono davvero per il nostro paese, questo paese circondato da tante migliaia di chilometri di coste che producono ogni anno come attività marittime 40 miliardi più o meno di euro. Io ricordo però che anche la natura
ha un valore economico ed è su questo che bisogna adesso avviare forse nuove riflessioni e nuovi sforzi. È un valore economico che nel rapporto ecosistemi marini mediterranei è stato definito dalle Nazioni Unite, è stato stimato dalle Nazioni Unite più o meno come servizi ecosistemici intorno ai 26 miliardi di euro. Ma ricordo anche a tutti che questo nostro piccolo mar Mediterraneo, che rappresenta solo lo 0,8% di tutti i mari del mondo, è il mare più inquinato al mondo, e quindi dobbiamo cercare questi famosi equilibri. Da questa giornata di lavori partiranno alcune linee guida, sentiamo intanto quali sono stati i messaggi però raccolti negli interventi dei relatori, e cominciamo proprio dall'ultima sessione con una sintesi velocissima giusto per parole chiave di Paola Imperiale, prego. Buongiorno, la sintesi è velocissima, credo che ci sia una grossa richiesta di coordinamento, ma di coordinamento in re ipsa. L'interesse nazionale non può essere diviso, è sempre uno ed uno solo. E c'è anche una domanda per iniziative concrete, e quindi l'iniziativa del Pelago, ma anche e soprattutto l'iniziativa Ionico-Adriatica, perché riconosce l'eguaglianza di tutti gli stakeholder e l'eguaglianza di tutti gli interessi in gioco. E ovviamente c'è anche una come posso dire, un ricordo dell'importanza della Convenzione di Barcellona, di cui si avvicina il quarantennale, e specialmente la parte della Convenzione di Barcellona che riconosce un ruolo fondamentale alle comunità costiere. Qui mi fermerei. Grazie. Grazie Paola davvero di questo contributo, di questa presenza, di questa partecipazione, come dire, do voce anche a quello che ha appena detto il sottosegretario Velo, che poi negli interventi avrà modo ancora di ringraziare tutti e tutti quelli che hanno collaborato e partecipato alla realizzazione di questo evento. Io ricordo a tutti che ISPRA sta trasmettendo in streaming i lavori di questi due giorni. Passo il microfono adesso a Francesco La Camera, direttore generale ad interim per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ieri ha moderato la sessione pomeridiana sulle risorse non biologiche del mare e gli utilizzi del mare, insomma abbastanza intensa, molto animata, con una serie di confronti importanti, fondamentali, soprattutto in termini di sostenibilità, i due mondi a confronto. Bene, grazie. Intanto vorrei riportare alla plenaria la qualità e la partecipazione degli interventi. Mi è sembrata una sessione che è andata in profondità sui temi assegnati, dando una serie di messaggi. Io ho cercato di riassumere in quattro temi principali i contributi che sono stati espressi nella sessione. Intanto le opportunità che derivano in termini di crescita economica dalla interconnessione della blue economy e della green economy. La discussione sulla binomio e sulla come dire, complessità del rapporto fra crescita economica e sviluppo, la maggiore efficacia ed efficienza dei controlli, la necessità di una governance complessiva nel Mediterraneo. In particolare l'onorevole Bratti ha richiamato la rilevanza economica in termini occupazionali, in termini di reddito delle interconnessioni fra green e blue economy. Caro Lombardi ha messo il punto sulla rilevanza per quanto riguarda la nostra economia del trasporto marittimo. Riceviamo il 90% delle nostre materie prime via mare e una volta lavorate le esportiamo per un terzo. Ecco, questo è un dato significativo dal punto di vista economico che è emerso dalla discussione di ieri. Roberto Neglia ha messo a punto, insomma, la rilevanza economica del settore nautico, sia in termini di indotto, insomma ogni tre barche prodotte vi è una unità di lavoro assicurata secondo i dati del Censis, vi è un indotto da un euro speso nella nautica, vuol dire 4-5 euro di indotto, una unità di lavoro più nel settore nautico vuol dire 6,5 unità di lavoro negli altri settori indotti. Ecco quindi anche la interazione terra-mare che è significativa.
su questo poi si è agganciato anche Claudio Mazza, che ha messo in fila i conti, mostrando che lì dove la qualità del mare è certificata da questo meccanismo delle bandiere blu, i ritorni in termini economici sono significativi. Una parte, diciamo, meno, un po' più complessa è stata quella relativa al rapporto per la crescita e sviluppo, in particolare con riguardo alla prospezione in mare, dove il professor Basoli, Silvestrini, Benedetto hanno messo a nudo, voglio dire, la contraddittorietà di una scelta di politica energetica che si basa sulle esploitazioni nel nostro mare, piuttosto che una scelta di tipo diverso, essendo la prima non più significativa o rilevante dal punto di vista economico. Trillizzese ha mirato, diciamo, a contenere in qualche modo la rilevanza che sui media viene data alla questione. Non ho ben capito alla fine tutte le cose che voleva dire, me ne scuso, però mi è sembrato che fra questi intervenuti ci fosse un minimo di dialettica da sanare. Bratti è anche tornato sulla questione delle semplificazioni. Il fatto di aver avuto i membri di commissione parlamentare talvolta in termini di presidenza ha consentito un dibattito approfondito anche sulle iniziative di legge. Si è fatto riferimento alla Sblocca Italia, qui mi sembra che i parlamentari hanno espresso opinioni in parte di diverse. Mi ha colpito quella di mi sembra che si chiami Zuaga, Giampiero Dalla Zuanna, in cui a proposito delle semplificazioni tolte sulle prospezioni ha detto chiaramente che quello lui intendeva come una sconfitta per quanto riguarda la politica del mare. Usando un linguaggio militare che io eviterei, ha detto: siamo perso una battaglia, non la guerra, però evidentemente quella è una norma che ha lasciato qualche bocca amara a proposito della tutela marina. Su una maggiore efficienza e controlli si è detto, c'è anche il problema che qualcuno segnala il fatto che manchino regole comuni. E poi anche il fatto come le regole nostre messe a confronto, mi sembra che stamattina sia emerso questa problematica, che il fatto di regolo comune anche con i paesi vicinori finisce poi per correggere la regola della correntezza in alcuni casi in senso sfavorevole. Oggi abbiamo visto come una aliquota di partita IVA può generare reddito in una e in altre parti del Mediterraneo. Ieri Negli ha fatto presente come una misura di politica fiscale che ha colpito le imbarcazioni e la nautica ha portato sostanzialmente a una diminuzione del reddito e a una diminuzione del gettito fiscale. Un punto su cui si è registrata l'unanimità è sicuramente quello della governance. Su due livelli, sia quello la governance del Mediterraneo, anche ieri si è fatto cenno a questa macroarea adriatico-ionica come strumento possibile di messa in comune, oltre che di attività di investimento, anche di regole comuni che possono rendere il mercato un po' meno iniquo. E poi c'è anche questa questione della governance governativa. Su questo vorrei fare un accenno a quello che ha detto il Presidente Meta, in cui ha detto che in attesa di una nuova governance che si basi su norme, dovrebbe già il Governo oggi individuare un soggetto che possa esprimere all'interno della compagine governativa un coordinamento. Il Presidente ha individuato, anche perché le esigenze di riforma del mare vanno a riferirsi alla pesca, al turismo, alla portualità, alle prospezioni in mare, e quindi tutti questi diversi rigoli che necessitano di essere riorganizzati in termini di governance debbono trovare un soggetto di riferimento. Lui l'ha trovato nel mare, e nel mare come dimensione complessiva a cui tutti questi diversi rivoli vanno a riferirsi. Lui addirittura lo ha concentrato su una persona fisica, che è il sottosegretario Velo, che ha detto che più di chiunque altro all'interno della compagine governativa poteva proprio rappresentare questa necessità di coniugare questi due aspetti. Ci sono anche altre due notazioni brevissime, un minuto e vado poi a cedere la parola. Uno è che la mia impressione dal dibattito è che l'attenzione alla strategia del mare comunque non può essere un fatto che va a sé stante considerato, ma ha da essere inquadrato nell'ambito di un discorso di governance più complessiva che riguarda la strategia di sviluppo sostenibile del Paese e che quindi debba riferirsi a questo elemento di carattere generale e anche a quelli che sono gli obiettivi del millennio che si stanno definendo in sede Nazioni Unite. Un'ultima notazione che vorrei fare, ma chiaramente questa è solo di carattere personale, viene interpretatela come tale. Io rimango un po' turbato quando per giustificare delle scelte si ricorre sempre al parametro economico. Quindi tutti quelli o parecchi che sono intervenuti hanno detto: queste scelte ci porteranno maggiore occupazione, ci porteranno maggior reddito. Nella sostanza si riconducono la bontà delle scelte che facciamo a un unico comune denominatore,
che è il nostro, una capacità di produrre, e quindi il nostro prodotto interno lordo. Io ritengo che noi, allora, chi lavora alla sostenibilità sa benissimo una cosa, che crescita e sviluppo sono due cose diverse. Uno si riferisce alla quantità, l'altro alla qualità. La qualità non può essere affidata a quell'essere informe che è il mercato. La qualità appartiene alla natura umana. Alcuni pretendono che l'uomo abbia anche un'anima. Ecco, se l'uomo ha un'anima o ha la ragione, cosa che a volte appare non sempre evidente, la bontà delle proprie scelte non può essere abbandonata al soggetto informe, ma deve essere propria. Quindi la decisione giusta in termini di sostenibilità appartiene ai nostri valori, ai valori dell'uomo, che non possono essere demandati al mercato. Grazie, grazie di questo contributo. Ho ritrovato il sorriso, finalmente parliamo di risorse che non sono inesauribili, perché per come siamo oggi stiamo consumando, ci servirebbe un pianeta e mezzo alla popolazione mondiale, siamo già andati oltre quella che è la nostra capacità di sostegno della richiesta naturalmente di servizi, e questo insomma sono gli ultimi dati del Living Planet Report nostri del WWF. Il direttore Grimaldi ieri ha brillantemente coordinato i lavori della sessione invece risorse biologiche, mettendo a confronto il mondo della ricerca scientifica con quello della pesca, e ovviamente trattando anche il tema del monitoraggio della sorveglianza in ambiente marino. Direttore, si è fatto una piccola sintesi, un'idea, possiamo, come dire, elaborare un punto di caduta dei lavori della sua sessione di ieri? Ma innanzitutto ci stanno due constatazioni di base. Ieri c'erano i protagonisti di questi settori, quindi evidentemente l'iniziativa del sottosegretario onorevole Velo ha colto nel segno, perché c'erano i soggetti decisori. Tutti? Tutti c'erano. Al più alto livello. Tu per lavoro li conosci bene. E quindi il tema è avvertito, ed è avvertito in modo consistente. Segnalo che c'erano le cooperative della pesca, come il direttore generale della pesca, come il boss mondiale alla FAO italiano sui temi della pesca, insomma una serie di protagonisti effettivi. Per il mondo della ricerca c'era ISPRA, CNR e CONISMA, il consorzio delle università del mare. Per la sorveglianza c'era, anche alla luce di una felice intuizione parlamentare, c'era l'Associazione delle Agenzie Regionali per l'Ambiente, su cui puntiamo per i monitoraggi a mare. Sono tutti dentro. C'era, ha parlato il capo, l'asso ARPA, si chiama presidente. E c'era il comandante generale delle Capitanerie di Porto per un altro tipo di controlli che sono necessari, proprio a tutela di quelle regole di mercato, perché sennò in mare è complesso. Quindi un primo dato di successo. Il mondo della marittimità ha dei numeri già adesso importanti, non li ripeto più. Mi piace dirne un altro solo. L'1% degli occupati corrisponde al 3% del PIL. Già meriterebbe una riflessione in una fase di crisi strutturale del modello industriale questo semplice parallelo. L'1% degli occupati italiani producono il 3% del PIL. E quindi l'esigenza, secondo me, va posta. Mi aggancio strumentalmente alle parole del presidente del Friuli, Friuli Venezia Giulia, che ci diceva che non è decollata la riforma dei porti. Ecco, come un porto non comincia dalla diga foranea, ma porto vuol dire pianificare traffici, rotte, vuol dire scegliere. Il fallimento italiano sulle autostrade del mare ha individuato 50 capolinee dell'autostrada del mare, vuol dire che nessuno è capolinea. Allora c'è bisogno di una politica coordinata nazionale che scelga rotte semplificate in rapporto ai valori del mare. Allora, siccome col debito pubblico è finita la fase delle non scelte, che si creava debito aggiungendo, no? Aumenta il debito. Ora tocca scegliere. Che vocazione ha questo Paese? Ecco, segnalo un dato positivo. Ieri le tre comunità erano molto coese. La comunità della pesca, la comunità della ricerca. Guardate, non sono cose semplici. Sentire dire che ISPRA, CNR e CONISMA già lavorano da tempo insieme. Sentire, vedere
il capo di Greenpeace Italia appellarsi al mondo della pesca sul tema delle scelte, delle vocazioni del mare, perché si alleino. Le prolusioni, gli interventi del mondo delle ARPA e delle capitanerie di porto evidenziavano non solo un ossessivo martellamento sul tema delle specifiche comunità, ma un'ansia di essere parte di una comunità più grande, che è la comunità del mare, cioè l'insufficienza degli strumenti di cui disponiamo in rapporto alla peculiarità dell'oggetto di cui ci occupiamo. Questa è una bacinella d'acqua, il Mediterraneo, non è confinabile con i confini amministrativi o delle competenze. Occorre individuare luoghi di valutazione o dove adottare priorità, strategie, se no manterremo, questa è la sintesi, ma c'è Donatella che ha seguito, le contraddizioni e quei conflitti che oggi mettono in conflitto temi avvertiti dalle comunità territoriali. Segnalo soltanto l'ultimo dato. Mentre in passato alcune battaglie afferivano a certe sensibilità, e tu sei presidente del WWF Italia, sulle trivellazioni è avvenuta una cosa nuova. Il centro dove si riuniscono in Sicilia è l'Hotel Forte. L'anima delle proteste nel Gargano è la Confcommercio. Cioè c'è un problema di conflitto tra modelli di economia e ci vuole una buona politica che scelga. Non si può fare turismo e petrolio nello stesso francobollo di mare. Bisogna decidere o turismo o petrolio, perché quella roba lì ci ha prodotto un debito pubblico unico, credo, temo, a livello planetario, comunque al 130%. Quello è insostenibile, allora occorre scegliere. Se prevalgono chiavi di lettura, io sono laico, si può adottare qualsiasi cosa, ma non di tutto un po' come si è fatto fino ad ora. La richiesta è di luoghi delle decisioni, di strategie coerenti, ove destinare quelle scarsissime risorse pubbliche di cui abbiamo disponibilità. Grazie. Grazie Renato, grazie. Non c'è dubbio, al di là veramente delle sigle, dei ruoli, io mi occupo di mare da 20 anni come giornalista, al di là davvero dell'impegno che io oggi posso mettere come presidente del WWF, ma non è questo il punto è quella necessità di buonsenso che oggi deve accomunare veramente tutti e che deve ripartire da qui. Passando la parola al sottosegretario Vero per le conclusioni, davvero deve ripartire da questo momento, da questa carta di Livorno, da questo Ministero dell'Ambiente che finalmente per la prima volta rilancia con forza la questione del mare. E questo deve essere un impegno che chiedo veramente alle istituzioni, alla politica, di mantenere alto nei mesi a venire, perché è vero, non dobbiamo farne una questione economica, ma lo è in fondo, perché ritorna questo dato. Non so in quanti sanno che un ettaro di posidonieto integro vale 26.000 euro, produce 26.000 euro, quanto ne produrrebbe invece in termini di pesca, che ormai sappiamo avere grandi difficoltà e va sostenuta. E allora le scelte che sono state fatte di investire su questa rete di aree marine protette, di creare delle zone di riproduzione, di tutelare. E tanti soggetti diversi che appunto hanno reso evidente come il mare possa e debba essere uno dei principali motori di sviluppo per il nostro paese. È emersa in questi giorni, lo avete sentito, un'idea moderna dello sviluppo, in cui tutela ambientale e crescita non solo non si devono contrapporre, ma al contrario, la tutela della risorsa primaria, che in questo senso è il Mediterraneo, è essa stessa motore di una nuova fase di sviluppo economico. D'altra parte, lo abbiamo sentito qui nella giornata di ieri, non a caso l'Unione Europea ha introdotto a questo scopo la Blue Growth, la cosiddetta crescita blu, come uno dei pilastri delle politiche di sviluppo comunitario. E può l'Italia non essere protagonista in Europa nella crescita blu, nella blue economy? Sarebbe un controsenso per l'Europa stessa. È emersa in questi due giorni una comunità che chiede, è stato detto da più parti,
alla politica e la presenza qui, lo dico uscendo dalle istituzioni, di Deborah Serracchiani non è solo la presenza, lo confesso, della Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, è la presenza del Vice Segretario del PD che si è occupata e si occupa di porti e di trasporti, che io ho invitato, lo confesso, anche per questo, sperando che possa venire un'idea per il nostro partito di inventarci qualcosa sul mare nei prossimi mesi. È emersa appunto una comunità che chiede alla politica di mettere il mare al centro dell'agenda del governo. Dico non di rimettere, di mettere con una forza come al centro dell'azione di governo, con una forza come non ha mai avuta, con una visione improntata alla sostenibilità. E con, lo hanno chiesto tutti, chiedono alla politica di dotarsi di strumenti di governance unitaria che rendano al tempo stesso le nostre azioni più coordinate, più efficaci in campo nazionale, innanzitutto dobbiamo parlare a noi stessi, alla nostra capacità di lavorare insieme, ma potranno, diciamo indirettamente o direttamente, rendere il nostro paese più forte ed efficace anche nei consessi internazionali, europei e non. Non si tratta ovviamente, lo dico esplicitamente, di rievocare il Ministero della Marina Mercantile, un'esperienza che è legata a un'idea gloriosa e dignitosissima, ma un'idea passata dello sviluppo, un'idea mercantile dello sviluppo. Si tratta però di recuperare da quella esperienza la centralità del mare come elemento fondante e non sufficientemente riconosciuto dell'identità del nostro paese. Tutto questo anche in vista della fase strategica di utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020, in cui l'Europa ci chiede più decisione sulla parte sostenibilità e sulla parte blue growth e blue economy. E quindi abbiamo lanciato la carta, proviamo a lanciare la carta di Livorno, forse anche con un eccesso, ma positivo, che ci vuole talvolta, di ambizione, come un documento che ora vi leggerò rapidissimamente, con le conclusioni, considerazioni finali dei nostri lavori, in cui sono contemplate queste osservazioni e questi obiettivi, senza voler ovviamente, non è il mio ruolo né questo è il luogo, fornire soluzioni già confezionate, ma facendolo con la convinzione di chi, come tutti noi, in queste due giornate di intenso lavoro hanno ascoltato un mondo che tanto può fare e vuol fare per far uscire l'Italia dalla crisi. E tre sessioni di lavoro, l'avete sentito, in cui si è parlato di convergenza, di stare assieme. Tutti hanno detto: stiamo assieme o perdiamo. Le categorie dello sviluppo, dell'utilizzo delle risorse, degli impatti, sanno tutti che salvaguardare il nostro mare piccolo e chiuso, ancorché bellissimo e importantissimo, è un'esigenza che ci impone la stessa globalizzazione e che potrebbe premiarci ancora di più. E allora adottiamo il nostro mare, il bacino del Mediterraneo, come il nostro orizzonte, e facciamolo tutti insieme. Da domani questo gruppo, chi ha lavorato a queste giornate sarà al lavoro, è già da oggi, ma vorrà essere al lavoro al servizio di questa comunità. Vedo un po' di terrore nei miei collaboratori che hanno dovuto subire l'intensità del lavoro di questi giorni, ma io mi sento di dirlo, da domani sarò e saremo al servizio di questa comunità, anche penso attraverso l'attivazione, per quello che compete al Ministero, di alcuni tavoli tematici per poter dare alle richieste, agli auspici che sono emersi qui, soluzioni concrete, proposte concrete, provando e avendo l'obiettivo di consolidare un percorso basato sulla condivisione e sulla partecipazione, a partire dall'attuazione della direttiva sulla Marine Strategy. Ora vi leggo la nostra proposta di carta di Livorno, che sarà disponibile all'uscita per chi la volesse.
A Livorno attori pubblici nazionali e internazionali, stakeholders, società civile e mondo della ricerca si sono confrontati sulle opportunità che la strategia marina può offrire in termini di crescita e lavoro. Dalla strategia nazionale sullo sviluppo sostenibile al dibattito in corso alle Nazioni Unite si evidenzia la centralità del mare come fattore di sviluppo e di crescita. Le specificità ecologiche e culturali del Mediterraneo sono tali da rendere necessarie politiche unitarie a livello di bacino e non limitate al solo livello nazionale per poter garantire risultati concreti. Dal confronto sono scaturite le seguenti esigenze. Primo, una governance unitaria a livello nazionale. Occorre dotarsi di elevati livelli di coordinamento istituzionale e sinergie sui temi del mare anche in Italia, per rendere più forte ed incisive le iniziative nazionali in chiave di sostenibilità. Ciò contribuirà a rafforzare il ruolo del Paese nelle cornici comunitarie ed internazionali. Punto 2. Connessione terra-mare. Occorre promuovere responsabilità e partecipazione delle comunità costiere, come già previsto dal protocollo sulla gestione integrata della fascia costiera della Convenzione di Barcellona. Alcuni esempi da cui partire sono la carta di partenariato dei comuni del Santuario Pelagos, l'accordo Ramoge per la tutela del mare e delle coste fra Italia, Francia e Principato di Monaco, la strategia Adriatico-Ionica come piattaforma innovativa per razionalizzare le politiche di settore. Punto 3. Armonizzazione ed efficacia dei controlli in mare e lungo le coste al fine di ottenere standard unitari e livelli di controllo scientifico ed operativo adeguati. Punto 4, ultimo, implementazione di iniziative di comunicazione e partecipazione, a partire dalla strategia marina di tutti gli attori coinvolti. Concludiamo quindi un documento in cui vorrei evidenziare appunto quattro parole chiave: governance unitaria, connessione terra-mare, efficacia dei controlli e partecipazione. Grazie a voi, a tutti i partecipanti e al contributo che avete dato a questo bellissimo evento.